notte gol. Allora, titolavo quest'oggi su Terra in Rete, Ternana semplicemente splendida. Questo credo che rispecchi un po' quello che è stato l'andamento di ieri, della partita disputata contro il Monza, perché veramente ieri, oltre a godere per i tre punti conquistati, per la classifica generale, diciamo abbiamo assistito veramente a una grande partita dei rossoverdi. Ne abbiamo parlato anche con alcuni addetti ai lavori. A proposito, questa sera più tardi contatteremo Ernesto Bronzetti, che era ieri al Brianteo a vedere il match. Avremmo voluto contattare anche Mario Berretta, ma questa sera ha un impegno, però ne abbiamo parlato e anche lui ha elogiato la squadra, ha elogiato il tecnico, perché diceva raramente si vede una squadra così organizzata come è stata ieri la Ternana. Gente di qualità, ha detto in questo riporto, quello in sintesi, quello che ha detto, che mi ha detto Mario Berretta nel corso di questo pomeriggio. E gente di qualità in ogni reparto, una squadra che gioca a memoria, che non ha corso assolutamente rischi, con alcune individualità davvero eccelse. Quindi commenti positivi in tutto e per tutto. Non conosco quello di Ernesto Bronzetti, perché non, nel prenderci appuntamento telefonico non ho parlato della partita, quindi quello che ci dirà questa sera sarà tutta una novità per noi. Resta il fatto comunque che davvero è incoraggiante la prestazione di ieri al Brianteo, che è stato violato dalla Ternana dopo 15 partite, credo, era una vita insomma che non si vinceva al Brianteo, solo pareggi, 5-6 pareggi per la Ternana contro tutte sconfitte. E quel che è più importante, credo che con la vittoria di ieri, oltre al risultato, oltre al punteggio, ma anche il gioco che ha espresso, credo che la formazione rossoverde abbia acquistato ulteriormente fiducia nei propri mezzi, e con questa caratteristica credo che davvero si possa andare lontano. È presto naturalmente per cantare vittoria, ma credo che sia il caso di godersi questo momento, estraniando poi magari la squadra e tutto lo staff tecnico da quelli che sono i problemi reali di tutti i giorni, ovvero quello dell'allenamento e quello della partita domenicale. Ma su questo sicuramente garantisce Toscano, che è uno che mi sembra tenga sempre a tiro di corda la squadra, cercando appunto di estraniarla da quello che avviene all'esterno. Ieri sera c'è stata una straordinaria accoglienza del popolo rossoverde al Garden, al ritorno del Pullman da Roma. Ieri sera nel corso del Galileo Sport vi abbiamo fatto vedere un filmato realizzato da Ivano Santini, che testimonia ampiamente insomma quello che è stato che è stata l'accoglienza di ieri sera al Garden. Un entusiasmo insomma che è ritornato in città dopo anni e anni di sofferenze, e dopo anni e anni, come diceva Fabio Biscetti nel pomeriggio, diceva avevamo ragione quando dicevamo che la passione non è scomparsa ma covava sotto la cenere. Così è, perché poi è esplosa, direi nettamente, in questo avvio di campionato. Allora, Luca Giovannetti, buonasera. Buonasera a Luca, buonasera a Maurizio. Buonasera. Siamo noi tre perché tante cose abbiamo questa sera, insomma vi leggo perché rischio di dimenticarmele. Avremo quindi il collegamento telefonico con Ernesto Bronzetti, abbiamo un caffè con Stefano Ambrosi, la rubrica appunto di Alessandro Cavalieri, con le riprese e il montaggio di Alberto Francioli, questa intervista che settimanalmente vi proponiamo e che viene registrata all'interno della trattoria moderna da Alfio in via Galilei, con la collaborazione dell'Squisito Caffè. Poi abbiamo il nostro quiz, grazie alla collaborazione con l'agenzia Viaggi Playa del Rio in via del Rivo. Abbiamo delle fotografie di Stefano Principi che ci fa vedere insomma l'atmosfera che c'era ieri sera al ritorno del Pullman da Roma. E abbiamo due sintesi di due partite, Foggia-Taranto, che ci interessa da vicino, e Benevento-Avellino. Infine c'è anche, come quando gioca in casa, insomma il lunedì, già l'abbiamo fatto una volta, c'è la sintesi del match di rugby fra i Draghi della Central Moto Terni Rugby contro la formazione del Foligno. Ha vinto con un punteggio davvero importante, 7 mete per la formazione di Mauro Antonini. Quindi abbiamo diverse cose da fare, poi ci sono tantissimi messaggi da leggere,
diciamo che fra i messaggi e fra coloro che hanno commentato indirettamente il link che abbiamo messo sulla mia pagina di Facebook, ci sono più di 110-115 persone, quindi sarà un problema, però cercheremo magari di accontentare tutti. In regia, come tutte le settimane, c'è Dario Brighi, che ringrazio, e allora possiamo iniziare subito il nostro Notte Gol andando a vedere quelli che sono i risultati che si sono verificati nella 12ª giornata del campionato di Prima Divisione Gione B. Devo dirvi e ringraziare tutti i nostri sponsor. A proposito di questo, devo dirvi che stasera abbiamo 3 new entry e quindi davvero ci fa molto piacere aver anche questi nostri amici che ci seguiranno e supporteranno un po' le nostre fatiche fino alla fine del campionato. Allora, partite e risultati, e questa sera si gioca a Pisa-Pavia, più tardi andremo a vedere magari come procede la situazione. Per il momento andiamo a commentare quelli che sono stati i risultati di ieri, dove mi sembra che il fattore campo ha contato fino a un certo punto, perché anche ieri ci sono state la bellezza di 4 vittorie in trasferta. E quindi Maurizio Moriconi. Beh, il risultato più sorprendente è quello del Sorrento, che si è fatto battere in casa da un Lumezzane che comunque, dopo il pareggio casalingo con la Ternana per 0-0, dove ahimè la squadra rossoverde buttò alle ortiche 6 occasioni da rete, poi ha inanellato una serie di risultati positivi che lo portano praticamente in zona playoff. Quindi 20 punti, esatto, in 8 partite. E quindi una media veramente da primato, appunto. Dopo la partita con noi. Sì, sì, dopo la partita con la Ternana. Quindi la squadra di Davide Nicola si è assestata e sta conducendo una marcia veramente di quelle proprio alla grande. Poi per il resto ci chiediamo perché e come, però sì, insomma, se il Lumezzane è tuttora la squadra che ha giocato contro la Ternana, sinceramente mi resta difficile come abbia potuto fare a incamerare tutti questi risultati, però voglio dire, li ha ottenuti, quindi sicuramente qualche cosa sembra che sarà stata la forza della Ternana probabilmente a ridimensionare in quella giornata del Lumezzane. Forse si è sistemata anche un po' meglio, perché con noi a Imodiana debuttava e quel giorno poi sinceramente Gasparetto e Ferrari erano proprio con le polveri bagnate, poi squadra si è assestata, lì davanti anche loro hanno cominciato a giocare un po' meglio. Comunque sono problemi del Lumezzane, è una partita che la Ternana ha fatto e quindi la scartiamo. Per il resto, insomma, la Provercelli che continua la sua marcia, vince 2-0 con un Viareggio certamente non irresistibile. Comunque, per usare una litote, sì, sì, continuano i risultati positivi della squadra, chiamiamola del riso, ecco, delle Mondine, dove c'è un giocatore molto, ma molto interessante, che ha segnato anche ieri, Pietro Iemmello, che praticamente era il centravanti della Fiorentina Primavera, un giocatore di buone speranze. Poi la Trizium, che vince a Foligno. A proposito del Foligno, lo sapete, oggi pomeriggio è tornato in panchina Giovanni Pagliari, è stato esonerato Magrini, ma credo che a questo punto è inutile. Sarà un problema di giocatori. Eh beh, direi di sì, no? Un problema di giocatori, di conduzione societaria, di liquidità. Mi sembra di parlare di crisi governativa, crisi di liquidità, ecco, la stessa cosa, mica. Comunque non sono problemi nostri, nemmeno questi. E quindi passiamo avanti. Dopo, per il resto, c'è la bella vittoria della Reggiana sulla SPAL, anche qui incomprensibile, perché la SPAL domenica si era battuta molto bene contro la Ternana, anche se l'arbitro aveva negato 2 rigori evidenti ai rossoverdi. Ma tant'è, io ho deciso da ieri, perlomeno io personalmente, di non lamentarmi più quando gli arbitri non accordano più i rigori alla Ternana. Ormai lo considero un optional il calcio di rigore. Ternana deve fare gol, buttare la palla dentro. Tanto mi sono rassegnato per un periodo di tempo, non so quando, credo che gli arbitri di rigori non ce li daranno.
Andiamo avanti con i risultati, poi magari sul fatto della Ternana magari sì, la parleremo dopo. Penso. E anche il Benevento è una delusione grandissima. La squadra di Simonelli a 10 punti, è in piena lotta per i playout, una squadra che doveva uccidere il campionato. È vero che ha 6 punti di penalità, ma anche con i 6 punti in classifica totalizzerebbe 16 punti, che sarebbero una miseria perché non adeguati alla caratura tecnica della squadra. Per il resto vittoria del Como sul Carpi, Carpi che è di nuovo in silenzio stampa, quindi non si sa che succederà nell'ambito della squadra emiliana, una squadra che mi sembra abbia troppe pretese. È vero che era un outsider di lusso, però non so questo Carpi che cosa vorrà fare. Bene. Abbiamo esaminato un po' tutto, la vittoria del Taranto sul Foggia, un po' contrastata. Il Foggia, poi vedremo le immagini del mi sembra Taranto, una compagine quindi... che tecnicamente quest'anno non sia di grossa caratura. Anche qui è stato contestatissimo il Foggia, da altre cose. Vedremo le immagini più tardi e magari ci soffermeremo su questa vittoria del Taranto sul Foggia. Torniamo in studio. Luca, hai altre annotazioni da fare a margine di questa 12ª giornata? Allora, una considerazione: ieri si sono giocate 8 gare, un solo pareggio, quello nel derby campano tra Benevento e Avellino, con l'Avellino che ha risalito la china nella ripresa dopo che all'intervallo i giallorossi di Simonelli conducevano per 2-0. Un solo pareggio, 4 vittorie in trasferta, lo dicevi poc'anzi tu, 3 vittorie casalinghe. Questo significa che in questo girone il fattore campo conta relativamente poco, un paio di settimane fa c'erano state addirittura 6 vittorie esterne. Altri spunti sono, primo, la grande sorpresa in positivo del girone era Trizium, è vero che ieri ha vinto in casa del derelitto Foligno, ma intanto ha vinto ed è quinto in classifica, ed è quinta in classifica la Trizium di Boldini. Una squadra che sulla carta ha un organico di secondo livello, l'abbiamo sempre detto, con un solo giocatore esperto di categoria dal dosso, che tra l'altro non gioca neanche in pianta stabile, ma evidentemente aver vinto 2 campionati consecutivi, modificando poco o nulla, ha prodotto nella squadra intanto una mentalità vincente e poi dei meccanismi sincronizzati che agevolano la formazione lombarda, consentendole di andare oltre ogni tipo di aspettativa, credo anche da parte dei tifosi locali. E a questo punto, insomma, la Trizium sicuramente può sperare a occhi chiusi di salvarsi con largo anticipo. Immagino che a questo punto possa anche fare un pensierino alla zona playoff, anche se ci sono squadre sulla carta più attrezzate. Dell'Omezzana ha già parlato efficacemente Maurizio, quindi non mi dilungo oltre. È una squadra che ha delle buone individualità. Ho 20 punti in 8 partite, dopo il pareggio rocambolesco contro di noi qualcosa devono significare. Evidentemente Nicola ha trovato la quadratura del cerchio. Como Carpi, vinta dagli ariani di misura, è la classica squadra tra, è la classica sfida tra outsider dal rendimento alterno. Sono squadre che vincono e perdono. Secondo me entrambe possono ambire al quinto posto perché hanno pregi e difetti strutturali. Il Carpi è una squadra più solida, il Como ha più qualità in avanti, ma ha una difesa tutt'altro che irreprensibile. Forse tra le outsider la più continua è la Provercelli, che è vero si è resa protagonista di uno sciagurato scivolone casalingo 3 settimane fa contro il Foligno, perdendo in casa al 90esimo e sciupando il rigore del possibile pareggio nei minuti di recupero. Però per il resto, a parte quella incredibile sconfitta casalinga contro il Fanalino di coda Foligno, per il resto la formazione piemontese nel gruppetto degli outsider mi sembra la più continua, a parte chiaramente il Lumezzane, che abbiamo detto che da oltre 2 mesi viaggia a ritmi impressionanti. La grande delusione è il Benevento, che con questo pareggio non dico che dice addio alle speranze di reinserimento per i playoff, ma intanto deve tirarsi fuori dalla zona playout, poi deve provare a risalire la china rapidamente e non so se ci riuscirà, e poi eventualmente può provare a piazzare un rush finale nel tentativo di arpionare il quinto posto in extremis. È evidente che il Benevento è fuori da ogni discorso primato e del resto anche senza penalizzazione avrebbe raccolto 16 punti, che sono pochi rispetto al suo organico. Sul Benevento io dico che le squadre vanno formate come andrebbero allestite, come ha fatto Cozzella
a Terni, cioè con raziocinio, con giocatori bravi in tutti i ruoli e con alternative plausibili in tutti i ruoli. Il Benevento, secondo me, è tra le prime quattro squadre del girone, ma io pervicacemente vado dicendo dai primi di settembre che ha una coppia centrale improponibile per un campionato di vertice. Guarda caso, anche ieri ho visto le immagini su internet, Rinaldi e Siniscalchi sono stati i protagonisti in negativo. Se tu punti al vertice e compri fior di attaccanti che paghi cifre folli per la categoria e poi ti affidi a difensori che faticano, come Rinaldi e Siniscalchi, massacrati dalla stampa locale, non da me ovviamente, beh, evidentemente ci sono delle incongruenze che paghi. Quindi in positivo la sorpresa è l'Atrizium, in negativo è il Benevento. È evidente che Ternana e Taranto sono le regine del campionato, ma questo lo dicevamo noi inascoltati, devo dire, fin dall'inizio della stagione, anche se la Gazzetta dello Sport più o meno la pensava come noi. E sicuramente la terza forza è il Sorrento. Sul Sorrento, che domenica vedremo a Terni, sul quale ci dilungheremo più avanti, dico che questa sconfitta casalinga secondo me non rappresenta nulla di indicativo, perché è maturata in circostanze rocambolesche, e secondo me il Sorrento è una signora squadra, soprattutto dalla Cintola in su, e sicuramente, a parte Ternana e Taranto, è la formazione più meglio strutturata del girone, a mio avviso più forte del Benevento. Bene, allora abbiamo fatto un po' le carte alla 12ª giornata e abbiamo visto quali le squadre si hanno deluso, quali invece sono state delle piacevoli sorprese. Una notazione, prego. Io non sono assolutamente ancorato a criteri di, come dire, di cabala, di superstizione, insomma, la Ternana è l'unica squadra col campo inviolato a oggi, c'era il Sorrento che ieri ha perso in casa, lo dico, è un dato statistico, poi insomma, se qualcuno vuole fare qualche gesto di scongiuro faccia pure, credo di poter dire con soddisfazione legittima che a oggi siamo l'unica squadra che non ha perso in casa tra le 18 del nostro girone. Questo ha ulteriore conferma del fatto che sottolineavi prima tu giustamente, cioè che il fattore campo in questo girone conta decisamente poco. Bene, allora direi di fermarci subito perché abbiamo lo spot del digitale che incombe, per cui cediamo la linea a Dario Brighi per il primo break pubblicitario della serata con la pubblicità sul digitale terrestre. Ciao, sono Nando il telecomando. Attenti al buio! Dal 7 al 30 novembre il vecchio segnale TV si spegne per sempre e si accende la TV digitale in Toscana, Umbria e Viterbo. Nello specifico, dal 7 al 14 novembre, Lunigiana, Garfagnana, Abetone, Appennino Tosco-Emiliano, Mugello, Casentino e parte della provincia di Arezzo. Il 15 novembre, Piombino e Isola d'Elba. Il 16 novembre, Versilia e parte della provincia di Lucca. Il 17 e 18 novembre, Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Prato, Firenze, Arezzo, Livorno, Siena e relative province. Il 22 novembre, Grosseto, Viterbo e relative province. Il 23 e 24 novembre Perugia e provincia, il 29 e 30 novembre Terni e provincia. Tenetevi pronti! Basta un decoder o un apparecchio TV con decoder integrato. E se hai dubbi o per sapere quando il tuo comune è coinvolto, chiama il numero verde 800 022 000. Allora, andiamo a leggere il primo messaggio, prima poi andremo a vedere subito la sintesi della Ternana. Piero Guiducci scrive: buonasera Ivano, oggi la Ternana ha certificato con l'organizzazione di gioco che ha mostrato che la sua forza è ormai una splendida realtà e che anche se è saggio proseguire sotto coperta con umiltà nel mare sempre pericoloso del torneo, tutte le più accreditate pretendenti dovranno fare i conti con i rossoverdi per la promozione diretta. Forse a questo punto solo il Taranto potrebbe, sottolineo il condizionale, continuare a tallonarci, ma lo dovrebbe poi fare senza perdere un colpo, cosa non facile per nessuno, e loro non mi sembrano una squadra di fenomeni. Poi, e scusa se vado come ho fatto altre volte su questo argomento, se a gennaio la Ternana si regalasse un paio di risorse di spessore che vadano ad arricchire il già pur ottimo organico, permettendo un turnover qualificato e risolvendo eventuali problemi per squalifica o malaugurati problemi fisici, allora quel discorso lo chiudiamo in largo anticipo prima del termine del torneo. Domenica spero che ci sia il pianone allo stadio e che i tifosi spingano le fere verso un'ennesima vittoria che può essere a questo punto determinante. Un saluto a te e ai tuoi ospiti. Allora, rassicuriamo l'amico Guiducci perché un paio di rinforzi sono certi e il terzo è un colpo in canna. Ok. Quindi un difensore e un attaccante arriveranno di sicuro. Un colpo in canna nel senso... un eventuale laterale mancino, ma un difensore e un attaccante arriveranno senza dubbio.
Maurizio Bonifazzi, grande partita, grande carattere, grande cuore, vittoria fondamentale, proprio come diceva il nostro capitano, i tuoi microfoni, cioè i miei microfoni, per dimostrare alla stampa nazionale che non siamo una meteora ma una grande realtà. Con chi ce l'aveva Maurizio secondo te ieri Ambrosi? Ripeto, Ambrosi sia al microfono tuo che a quello di Radio Galileo ha sottolineato, diciamo, ha elogiato un po' il comportamento della stampa locale, ma se l'è presa un po' con i media nazionali perché non rispettano, mi sembra questa sia stata la parola, perché non rispettano la Ternana. Con chi... più che rispettare lui, perlomeno quando lì ha parlato da me, nel senso sì, che in un certo senso non danno alla Ternana il giusto risalto che a suo giudizio la compagine rossoverde meriterebbe. E quindi lui lamenta il fatto, insomma, che la squadra non è considerata per quello che esprime, per la sua posizione di capolista. T'ho sentito ieri sera che tu al Galileo Sport hai detto, ma d'altro canto questo è anche un fattore positivo, e io concordo con l'interpretazione che tu davi ieri sera nella trasmissione, bene, dopo che siamo venuti giù da Monza, perché tu dicevi la Ternana agisce a fari spenti e quindi tutto sommato non ha la luce piena dei riflettori su di sé, quindi potrebbe essere anche un fattore positivo, perché alla fine se poi non parlano di noi mica li possiamo costringere con il fucile a spararci. È chiaro che questa, a mio parere, è anche una posizione che denota il fatto che parecchie squadre devono ingoiare un rospo che per la loro gola è troppo grande e non possiamo fargli niente. Andare prima, cioè, se ne faranno una ragione loro. Però volevo dire una cosa, in verità, la Gazzetta dello Sport, che è il giornale più venduto in Italia, non sportivo, in assoluto, il quotidiano più venduto in Italia, il giorno prima dell'inizio del campionato ci ha messo in quella famosa griglia, in seconda fila, insieme al Taranto e dietro al Benevento e al Sorrento. Io mi sono salvato sui miei documenti, sul computer, analoghe griglie elaborate da tutto il mercato web e da tutto Lega Pro e da un altro sito che adesso non rammento. Ebbene, in tutti questi portali specificamente dedicati alla Lega Pro, in tutti e tre, oltre alla Gazzetta dello Sport, che è in cartaceo, la Ternana figurava tra le prime cinque. Quindi che gli addetti ai lavori a livello nazionale ci snobbino, ci abbiano snobbato, non forse, è del tutto vero. Forse che non riservino, beh, quello era l'inizio campionato, parlava probabilmente... forse in itinere non abbiamo avuto, diciamo, ecco, questo è diverso, diciamo, nei pronostici estivi noi eravamo, secondo diciamo tutti, che il Taranto suscita più interesse da parte delle testate a carattere nazionale, no, poi ci... nonostante i problemi che... Ieri mi segnalava Lucio Lancia che in un'intervista ad un sito del Benevento che si chiama Sagno.it, credo, tale Castaldo, che non so se sia un dirigente del Benevento, ha affermato, non uso il condizionale perché se me l'ha detto Lucio Lancia è vero oggettivamente, io non l'ho visto, ma è così, quindi non bisogna usare il condizionale, ha affermato questo signore, vabbè, dice, per la promozione se la vedranno Taranto e Sorrento, la Ternana è da escludere. Io intanto penso che questo signor Castaldo si dovrebbe preoccupare del suo Benevento, che in questo momento è quintultimo. O quantomeno di leggere anche i giornali, ecco, che è la classifica. Esatto. Quindi ecco, però voglio dire, questi sono i pareri di un dirigente, credo sia un dirigente del Benevento. Per il resto, ripeto, forse la considerazione iniziale che secondo me nei confronti della Ternana c'è stata ed è stata abbastanza buona. Forse in itinere non è stato reso merito alla Ternana per quanto ha fatto, ma non solo in termini di punti, quanto in termini proprio di qualità di calcio espresso, di calcio, certo, che è nettamente la migliore del girone. Luca Di Matteo, un amico, tra le altre cose ringrazio Luca per aver scritto e ringrazio e saluto anche Gianfranco Di Matteo. Luca Di Matteo, che è stato anche calciatore, fra le altre cose, del settore giovanile della Ternana, credo che abbia disputato anche qualche partita quando la Ternana era in Serie D. E aveva anche delle buone qualità dal punto di vista tecnico, Luca. Ciao Ivano, abbiamo finalmente una gran bella squadra, non ci possiamo più nascondere, ma dobbiamo rimanere umili e compatti. Abbiamo tutti i requisiti per giocarci la promozione diretta. Forza Fere. Allora, rispondiamo a Vincenzo De Gregorio, ci dice ma chi è questo Castaldo, e ci chiede ma Castaldo non era
un direttore sportivo della Ternana anni fa, no, Castaldo era allenatore in seconda di Tobia. Gaetano Castaldo che era l'allenatore in seconda di Claudio Tobia. Ma questo è un caso di omonimia. Però non è lui, chiaramente, è un caso di omonimia. Allora, se Vincenzi, se Dario è d'accordo, io farei una cosa. Andrei in pubblicità, quindi facciamo il primo break pubblicitario e poi ci colleghiamo direttamente con Ernesto Bronzetti. Vorrei un po' conoscere quello che ha detto, quello che dice Ernesto sulla prestazione dei rossoverdi. È un intenditore di calcio, insomma, non lo possiamo sicuramente nascondere. E quindi sentiamo cosa ne pensa lui della Ternana. Linea a Dario Brighi. Hai mai prenotato le tue vacanze sotto l'ombrellone? E allora cosa aspetti? Corri alla Playa del Rio. Playa del Rio, la tua agenzia di viaggi. Vieni in un ambiente giovane e frizzante, pronto ad esaudire tutta la tua voglia di vacanza con la qualità dei migliori tour operator, quali Costa Crociere, MSC, Eden Viaggi, Vera Tour e tanti altri ancora. La Playa del Rio offre inoltre servizio di biglietteria aerea e navale, ottenimento visti turistici, viaggi di gruppo, last minute, liste di nozze. La Playa del Rio è sita in via del Rivo 155 a Terni. Info 0744 30 69 21. Playa del Rio, uguale a te, diversa da tutte. A Terni, Silca Petrolia Gasolio Autotrazione Agricolo e Riscaldamento, Silca Petrolia Gas GPL per uso riscaldamento industriale, Silca Petroli per fornitura di gas in serbatoio in mini reti a contatore, per comuni, residence e comunità, per preventive informazioni 0744 300 200. Il piacere dei sapori genuini di un tempo avvolto dal calore di un focolare sempre vivo che ci accompagna anche durante le festività. Tutto questo è Alfio, la trattoria moderna che dal 1966 soddisfa i gusti di tutti i ternani nel rispetto della nostra tradizione culinaria. Carciofi fritti, coratella d'agnello, ciriola alla ternana e specialità di carne alla brace abbinate con corposi e profumati vini locali conservati nella nuovissima cantina a vista della sala superiore. Da Alfio le famiglie sono sempre benvenute, il fantasioso Baby Meal è perfetto per i più piccoli. Cosa aspetti a concederti una pausa gustosa? Alfio Trattoria Moderna è aperta tutti i giorni nel cuore della città, in via Galilei numero 4. Dal 1973 Cosp Tecnoservice ha maturato esperienza e professionalità tali da farne una delle prime realtà italiane nel settore dei servizi integrati. Affidabilità, coraggio e lungimiranza di donne e uomini che hanno costruito questa azienda hanno consentito di superare i confini dell'Umbria. Oggi Cosp gestisce 250 cantieri in 10 regioni. Abbiamo compiuto un percorso di sviluppo tenendo sempre ben presenti le dimensioni sociali ed etiche del fare impresa. Il fattore umano è la risorsa determinante per il futuro della nostra azienda, chiamata ad affrontare sfide impegnative. Ovunque e sempre, con tutta la voglia e le energie di chi vuole crescere e migliorare, puntando sulla qualità del fare sviluppo. Autoplus vi invita alla grande festa dell'usato, oltre 200 auto scontate fino al 30% sulle quotazioni di 4 ruote. Garanzia fino a 24 mesi e finanziamenti a tasso zero. Inoltre paghiamo in contanti il tuo usato e se vuoi riacquistiamo l'auto entro un anno. Dal 12 al 20 novembre, domeniche comprese, grande festa dell'usato presso il centro assistenza ed esposizione Autoplus di via Benuccia Maratta. Ti aspettiamo dal 12 al 20 novembre, il sabato e la domenica aperitivo e musica. Autoplus, l'occasione delle occasioni. SPA Italiana offre lavoro commerciale per sede Terni. Chiama o invia SMS al numero 338 91 60166. Vita Group SPA. Ciao, sono Mauro. Nonostante l'età, anch'io ho trovato lavoro. Ciao, sono Giada. Vieni a lavorare con noi. Sono Marco e finalmente anch'io ho trovato lavoro. Ciao, sono Chicca e anch'io, nonostante la crisi, ho fortunatamente trovato lavoro. Sono Stefano Ambrosi, anche tu vieni a lavorare con me. SPA Italiana offre lavoro commerciale per sede Terni. Chiama o invia SMS al numero 338 91 60166. Vita Group SPA. No, stavamo sorridendo con Luca perché io sinceramente non avevo visto lo spot e sarà una sorpresa anche per me vedere Stefano Ambrosi con il pallone tra le mani. Ciao, vieni a lavorare con me.
Adesso non so se bene, se alla Ternana, non credo che alla Ternana si possa andare così, tutti, no? Tutti possono andarci, comunque. Comunque è un gran personaggio Stefano Ambrosi, un ragazzo meraviglioso. Oh, ringraziamo Giuliano Pedrarchini che ci ha mandato subito il link praticamente dell'articolo del Sannio che citava Lucio Lancia, riportato appunto da Luca Giovannetti. Ve lo leggo così almeno. Il Taranto visto a Benevento non mi ha impressionato più di tanto. Stessa cosa vale per la Ternana, la quale ha avuto la meglio su di noi solo dopo un errore difensivo da parte nostra. Devo ammettere invece che la squadra che mi è piaciuta di più resta il Sorrento. Il campionato è ancora lungo, potrebbe riservarci altre sorprese. Per ora credo che sia un discorso a due tra Taranto e Sorrento. La Ternana la escludo. Complimenti, signor Alberto Castaldo, perché ve l'avrei fatto anche vedere, ma non credo che possiamo andare... È da tenere a mente, voglio dire, un esperto di calcio così che sicuramente farà carriera. Allora, noi stiamo mettendoci in contatto con Ernesto Bronzetti proprio per parlare di questa partita, sentire un po' come ha visto i rossoverdi Ernesto, da intenditore di calcio qual è, insomma, sa darci sicuramente una sua riflessione su quanto visto fra Ternana e Monza. Ernesto, buonasera. Ciao Ivano, buonasera. Oh, grazie per essere con noi. Un ringraziamento e un saluto. Un piacere, Massimo. Un saluto anche da parte di Luca Giovannetti e di Maurizio Muriconi, ciao, che sono qui in me in studio. Ciao Ernesto. Ciao. Buonasera. Allora Ernesto, approfittiamo della tua disponibilità per sapere come hai visto la Ternana ieri a Monza. Eccezionale. Era anni che non vedevo... Sinceramente lo dico, non vedevo una squadra del C1 giocare così bene. Ma sinceramente qui è proprio questo amico Mimmo Toscano è veramente bravo. Io ieri ho visto la partita, ma avete visto con Beretta. Beretta stesso si meravigliava del gioco della squadra, sinceramente. Una squadra grintosa, una squadra che corre, una squadra corta. Pur giocando con tre attaccanti, eccezionale, veramente eccezionale. Oggi parlavo proprio a Milano con degli amici, a qualcuno ho detto seguite questo allenatore perché sicuramente è molto bravo. Boh, non ce lo porta via subito però, né? No, vabbè, l'anno prossimo. No, sono rimasto meraviglioso, ero uno sponsor, Mimo lo sa, uno sponsor suo, perché abbiamo un grande amico in comune che è Lucio Presta, il manager di Benigni, degli artisti di Belen e Rodriguez, eccetera, eccetera. Il marito siamo della Pergo, insomma. E siamo molto amici con Lucio e già da quest'estate, prima che venisse a Terni, mi sponsorizzava questo allenatore che effettivamente è molto bravo, giovane, bravo, serio. Io ieri l'ho salutato dopo la partita negli spogliatoi, è come se avesse fatto una partita... come si può dire, a calcetto, una partita tra gli amici, molto sereno, molto sobrio, la prima cosa ha detto bisogna continuare a lavorare, ha detto eccetera eccetera, veramente ha fatto una grande impressione, sia come persona, sia come persona lo conoscevo, come allenatore, effettivamente molto molto bravo, non vedevo la Serie C da anni, giuro, ieri mi sono divertito. È vero, è la stessa cosa che diciamo noi, cioè soltanto che noi abbiamo fatto un po' quasi le tue stesse considerazioni, ma sai, siamo ternani e quindi magari guardiamo le cose con un pizzico di amore in più, magari di obiettività in meno, certo. Detto da una persona qualificata come te. Io sono 6 o 7 anni che non vado a Terni a vedere partite, perché io sto pochissimo, ho quasi niente a Terni, di conseguenza non c'ho mai l'opportunità, però posso garantire che veramente è un divertimento vedere giocare questa squadra. Lui ieri mi ha detto che è stata una delle più belle partite che ha fatto fuori casa. Io questo non lo so, voi lo sapete perché seguite la Ternana. Però sinceramente ieri io, se vivo i giudizi delle persone, ho letto anche oggi i giornali, insomma, parlano di... E ho fatto i complimenti a Vittorio Cozzella perché effettivamente stanno facendo un gran lavoro. Abbiamo un po' ricordato quella C2 di quel famoso anno, neanche mi ricordo, 89. Sì, 88-89. 88, ecco. Vedo che la gente sta ritornando allo stadio, se lo meritano questi ragazzi, sono giovani, sono ambiziosi, sinceramente speriamo che raggiungano l'obiettivo, meglio non dirlo, ma speriamo. Se pensi Ernesto che 4 mesi fa, insomma,
si era retrocessi, forse è stata una fortuna, io dico spesso, retrocedere, perché c'è stato un repulisti generale, o quasi, sono rimasti pochissimi giocatori, è cambiato l'allenatore, è cambiato il direttore sportivo, è lo stesso, c'è l'amministratore unico Zadotti, insomma aria nuova, e si vede anche, si vedono anche un po' gli effetti, ma in quattro mesi credo che Toscano, veramente avendo una squadra tutta nuova, ha fatto quasi un miracolo. Guarda, io ho parlato con un giocatore, ma no, non posso fare il nome così per correttezza, per educazione. Mi ha detto che quest'uomo è eccezionale, tra l'altro uno di quelli che gioca e non gioca. E posso dire che mi ha detto delle cose meravigliose, che è sempre concentrato durante la settimana, allenamenti intensissimi, tiene bene il gruppo. È un ragazzo intelligente, sinceramente sono molto contento. Ieri mi sono dilungato a fare apprezzamenti e a fargli i complimenti, perché veramente è bene. Speriamo che duri, che vada avanti così. Cozzella mi diceva che se a gennaio magari qualcosa c'è da rinforzare, perché stanno ancora prima in classifica, la società si metterà a disposizione, questa è una gran bella cosa. Che bello, riportare un po' di gente allo stadio a Terni non sarebbe male, sinceramente. C'è anche Luca Giovannetti, poi Maurizio, se vogliono fare una domanda anche loro a Ernesto. Ernesto, al di là dell'organizzazione tattica, dello spirito che hai già sottolineato, c'è qualche individualità che ti ha colpito in maniera particolare? No, sinceramente no, ho guardato più, mi sono più divertito a vedere come giocava la squadra, ma ha ricordato un po' così le squadre di Mourinho in piccolo, sinceramente, no? Questi attaccanti che rientrano, che si sacrificano, questo pressing, sinceramente mi ha ricordato un po' l'Inter di Mourinho, proprio in piccolo, logicamente, però una squadra che gioca tutti per uno, uno per tutti, cioè voglio dire, una squadra messa molto bene in campo, insomma, via. C'è questo che non è più giovane, mi sembra, questo numero 10 che giocava ieri, non è male, non è. Sì, si vede qualche individualità, però insomma più che altro quello che colpisce è l'assetto di gioco che c'ha la squadra, sinceramente. Maurizio? Io al direttore chiedo questo, direttore, che analogie trovi con la Ternana di Tobia del 1989, una Ternana che poi costruisti molto bene anche tu, tra l'altro. Ti facciamo ancora i complimenti, perché con pochi soldi costruisci una squadra molto buona. Sì, ma e ieri parlavamo con Vittorio Cozzella proprio così, proprio di quei tempi. Sembra proprio una cosa che si sovrappone, no? La gente che era sfiduciata, la Ternana fallita, la gente non andava più allo stadio, e si sta, diciamo, è un po' una fotocopia questa qua, no? Allenatore pieno di entusiasmo. Il Tobia era già un marpione, perché ha allenato Mimmo Toscaro, è poco che allena, sono 3-4 anni, non di più se non sbaglio, no? Però ho rivisto l'entusiasmo guardando in faccia i giocatori, sì, è una cosa molto 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 similare, la gente che ritorna allo stadio pian pianino. Io penso che Terni, la Ternana, riesce a rifare i 10.000 spettatori di una volta, di un tempo. Se va avanti così, anzi me lo auguro con tutto il cuore, e lo auguro ai Ternani. Però sì, ci sono delle analogie, sinceramente ci sono. Allora, un'ultima cosa da parte mia, per dirti un po' come questa squadra è riuscita a coinvolgere nuovamente l'intera città. Ieri sera al ritorno da Roma, perché la squadra è rientrata in volo a Fiumicino, poi da Roma trasferimento in pullman, a aspettare il pullman davanti al Garden c'erano 300 o 400 persone con bandiere, cori, fumogeni, insomma. Bellissimo, ma questo è il veicolo trainante poi, no? Perché fare questi risultati, giocare bene così, sinceramente, poi come si dice, quel gruppo di tifosi che erano anche ieri a Monza, che hanno fatto più tifo loro che tutti i tifosi del Monza messi assieme, è un bel veicolo trainante, sinceramente. Sono contento, veramente contento, e ripeto, oggi parlavo con un dirigente, anzi un presidente di una squadra di Serie A, sinceramente, e gli parlavo proprio di questo allenatore, ma così a titolo d'amicizia, non è che gli ho detto prendi questo allenatore, però dico seguite questo ragazzo perché secondo me è molto molto bravo, veramente bravo.
Cioè, questa è la classica squadra dove vedi veramente la mano dell'allenatore. In assoluto, proprio in assoluto. Mi sembra le stesse cose nel pomeriggio, me l'ha detto Beretta al telefono. Ecco, ebbene, abbiamo parlato ieri con Beretta, appunto. Mm. Ne parlavamo proprio con Beretta ieri, abbiamo visto la partita assieme, di conseguenza. È rimasto meravigliato anche lui, è rimasto molto legato a Terni e proprio si parlava, era contento, sinceramente. Luca, siamo contenti tutti quanti. Ernesto, noi ti ringraziamo. Quando è che torni tra i comuni? Adesso sono stato sequestrato da Galiani per fare un paio di operazioni, di conseguenza. A gennaio? Sì, non mi posso muovere. Okay. Però in settimana sì. Probabilmente parlavo oggi proprio con Lucio Presta e forse domenica andiamo proprio a vedere Ternana Sorrento, se ce la facciamo. Bene, allora ti aspettiamo a Liberati domenica. Non volevo andare, sinceramente non volevo, poi un amico andiamo, non volevo andare perché l'avevo promesso a Mimmo in settimana, dico, probabilmente ti vengo a trovare domenica. Però dico, non ha visto mai, dico, dovessimo perdere la partita, dico, porco cane. No. allora mi sono fatto coraggio, vabbè, io non credo tanto a queste cose, però sinceramente io non ho visto mai, dovessimo perdere. Invece fortunatamente mi sono divertito, sinceramente, sono stato molto contento. Bene, Ernesto, ti ringraziamo tantissimo per la tua disponibilità. Figurati, un saluto a tutti, un abbraccio a tutti. Ecco, ah, se vuoi salutare i Ternani, insomma, puoi farlo. Non rinnego mai le mie origini, anche se io a Terni ci sto poco, ma le origini non le rinnego mai. Ma la sua, vuole dire, ti vedi spesso con Luca Marchetti? Sì, ieri era lo stadio. Sì, anche lui c'era, sì. Con Luca no, è un segugio mica da niente lui. Quando c'è il mercato è un casino proprio. Quando c'è il mercato quante telefonate al giorno ti fa? Ma diciamo tra i 10 e i 15, diciamo, dai. Beh, vabbè, è stato anche fortunato, ha scoperto la trattativa con le telecamere dietro prima di tutti, è stato anche bravo. Ma Luca è bravo, e poi fraternali bisogna darsela una mano, no, Ernesto. Vabbè, sinceramente adesso non è che sto parlando a una televisione nazionale, però devo dire che una mano gliela abbiamo data per dire dove stavamo nascosti, via. No, Luca è un bravo ragazzo, veramente sì. Un bravo ragazzo, sono molto contento. Ragazzo serio, un professionista serio, veramente in gamba. Luca. Lo merita sicuramente. Sì, modesto, molto modesto alla mano. E poi tra di noi, come hai detto tu, se gli possiamo dare una mano, ci mancherebbe altro. Grazie Ernesto, buona serata. Ciao a tutti, buonasera. Ah, complimenti per la linea, eh? La linea, e non magno però. Ho capito, però. E ogni tanto penso a come si chiama l'altro che mi fornisco io a Terni, quei salsiccette, quelle cose. Oggi ho mangiato un minestrone con un po' di verdura, insomma, mica è possibile. Duciriole, niente, eh? No, niente, ce ne fai niente. Ciao Ernesto, buona serata. Ciao, un abbraccio a tutti. Grazie. Ciao, ciao. No, io stentavo a riconoscerlo ieri Ernesto, perché si è dimagrito tantissimo, in grande forma, veramente, complimenti. Allora, abbiamo sentito, insomma, la pensa un po' come tutti, del resto non è che vi abbiamo raccontato un'altra Ternana, quella che vi abbiamo raccontato noi è la Ternana che ha visto Bronzetti, la Ternana che ha visto Berretta e che hanno visto, credo, che tutti, ha visto che ha visto Luca Marchetti e che ha visto anche il tecnico, fra le altre cose, Motta del Monza, che praticamente ha detto sono di un altro pianeta, assolutamente. Anche se giocavamo, non lo so come fa a dire che le due squadre giocavano con lo stesso modulo, speculare, non mi sembra proprio. Allora, ci vediamo un po' di immagini e facciamo un commento ulteriore, anche se insomma c'è poco da dire sulla partita, però qualche spunto sicuramente lo troveremo, anche perché gli amici di Facebook sulla mia pagina ce lo daranno qualche spunto. Via alla sintesi allora. Luca, intanto cominciamo a parlare un po' della partita. Io riparto dalla fine del tuo precedente intervento, cioè questa è una Ternana nella quale... Il dottor Biancifiori, sì, con sì. Famiglia, che ha detto che io in tribuna non mi diverto, devo andare in curva, e allora è andato in curva. Tra l'altro ieri c'erano, l'abbiamo detto, 53 tifosi distribuiti tra curva 18 e tribuna laterale alla nostra sinistra, cioè alla sinistra della nostra postazione di tribuna stampa. Lì ce n'erano 35, 53 persone a Monza, 530 km da Terni, mi sembra un buon risultato.
e con la Trizium alla seconda giornata erano in 9, voglio dire. Quindi riparto dalla considerazione che facevi tu poc'anzi e che si riagganciava a sua volta a quanto detto in precedenza da Ernesto Bronzetti in diretta telefonica. In questa Ternana si vede palesemente la mano dell'allenatore. Abbiamo detto svariate volte, ma perché è la verità, non perché vogliamo incensare per forza qualcuno, che questo è un allenatore straordinario, di straordinaria preparazione tattica, di straordinaria personalità, un motivatore eccezionale, uno che lavora benissimo in settimana, che legge benissimo la partita, è un valore aggiunto ed è sicuramente destinato a grandi palcoscenici. Che dire, da tifoso della Ternana spero che lo possiamo trattenere in qualche modo almeno per il prossimo campionato, poi è chiaro che è uno che è destinato al grande calcio. Qui c'è un rigore solare, ne possiamo parlare a cuor leggero. Allora, apro una breve parentesi. O non è fallo, non so se poi abbiamo la moviola. No, non ce l'abbiamo, quindi... E allora va bene, ma se è fallo è rigore, perché era dentro di almeno un metro. L'arbitro, salomonicamente, fischia il fallo, ammonisce il giocatore del Monza, e quindi evidentemente ritiene che il fallo ci sia stato, è anche piuttosto evidente, però poi sposta il punto di battuta di quello che avrebbe dovuto essere un rigore al limite dell'area, trasformando un rigore in una punizione. Vabbè, ok, abbiamo vinto. Questa è l'azione del gol, straordinario docente, protagonista di una partita straordinaria, all'indietro per Miglietta che con un sinistro chirurgico trafigge l'incolpevole Castelli, palla che si spegne nell'angolino basso alla sinistra del portiere Brianzolo. Bravo Miglietta, bravo prima ancora docente a difendere quel pallone e a servirlo, e bravo anche in precedenza Carcuro a piazzare questo cross, scivola il difensore del Monza. Qui vedete il grande lavoro di bravo docente. Comunque, scusa Luca se ti interrompo, ma proprio perché è andato a rubar palla in un modo incredibile, nel senso, lì vedi la vera forza della squadra, che perde palla ma va subito a riconquistare la palla almeno con due giocatori. Del resto la Ternana fa del pressing alto e della riconquista delle seconde palle una delle sue peculiarità. Qui c'è, secondo me, l'unico errore di Bernardi, che per il resto ha disputato un'ottima gara, un tiro fuori alto, per meglio dire, di Colacone, poi una conclusione di Nappello. Questa è l'unica, sottolineo, l'unica parata di Ambrosi in tutto il primo tempo, poi Ambrosi tornerà in azione nei minuti di recupero, quindi solo due conclusioni del Monza nello specchio della porta. Sul finire del primo tempo, ancora in avanti la Ternana, da notare, lancio di Ferraro, Pisacane pescato nel cuore dell'area avversaria, in trasferta, e vincevamo già 1-0. Questo credo sia un dato sintomatico dello spirito e della mentalità di questa squadra. E qui Nolè che fa arrabbiare docente, ha ragione docente ad arrabbiarsi con Nolè, però vabbè, sono cose che possono accadere. Questa è l'azione meravigliosa del 2-0, subito in avvio di ripresa, uno scambio tra docente e Nolè, il cross di docente, il velo di Nolè, il destro implacabile di Sinigaglia che poi va ad abbracciare sotto la curva occupata dai nostri sostenitori lo stesso Nolè. È evidente che in questa azione c'è la bravura di tutti e tre i nostri attaccanti, no? Chi va al cross, docente, chi fa il velo, Nolè, che tra l'altro aveva innescato docente in precedenza, e chi la mette dentro facendosi trovare al posto giusto, nel momento giusto, cioè Sinigaglia, che bissa così il gol realizzato un mese fa da Avellino. Ecco, rivediamo il gol, veramente un'azione come poche se ne vedono in questa categoria. Guardate. Qui la Ternana ha avuto il merito di continuare a giocare, e per 25 minuti, ma forse per mezz'ora, ha giocato un calcio scintillante, secondo me la più bella mezz'ora del nostro campionato finora. Qui docente, mi era sembrato in tempo reale che avesse colpito un difensore, invece in realtà la sua botta a colpo sicuro si infrange sui piedi del portiere avversario. Un tentativo di replica lì del Monza. Un po' approssimativi. Sì, lì sì, sicuramente. Poi ancora tornando in avanti, questa gran bordata di docente che sfiora il palo alla sinistra di Castelli. Guardate qui docente come lotta con l'avversario regolarmente, si divincola, avanza e scaglia questa bordata parata in due tempi da Castelli. Qui in avanti c'è Ferraro, eravamo già oltre la metà della ripresa. Palla che termina tra i piedi di... Non è per docente, un tiro cross che attraversa tutto lo specchio della porta, ma non ci sono altri rossoverdi pronti all'appuntamento. Ancora un bel lavoro di uno scatenato docente, protagonista di una grande ripresa, e la parata del portiere avversario. Qui vincevamo 2-0, e come si può vedere dalla sintesi, monologo rossoverde. Qui Nolè sbaglia un gol fatto, o quasi, piazzando un tapin di piatto sinistro a pochi centimetri dal palo alla sinistra di Castelli.
Qui siamo già nei minuti di recupero, quindi dopo questo ininterrotto monologo della Ternana, durato praticamente per l'intera ripresa, c'è questa conclusione fuori del Monza e qui c'è l'unico vero tiro del Monza, contrato da un difensore e poi è qui bravo. Siamo andati a chiudere su tre giocatori rossoverdi sul portatore di palla e hanno lasciato scoperta la sinistra. Sì, quella è stata l'unica sfasatura forse difensiva. Comunque è stato poi bravo Ambrosi di avere sul fondo. Nel finale ancora questa punizione sopra la traversa e poi il triplice fischio dell'arbitro, l'esultanza dei due spicchi di stadio Briantea occupati dai sostenitori rossoverdi. Prima c'erano quelli della curva, adesso qui si vedono inquadrati da Tonino Salvini quelli che occupavano invece uno spicchio di tribuna laterale. Insomma, un primo tempo secondo me ottimo, una ripresa strepitosa, la più bella Ternana dell'anno e non solo in versione trasferta. Secondo me è stata la più bella partita in assoluto della Ternana nell'ambito di queste prime 12 giornate e il risultato ci va stretto. Sarebbe stato giusto il 4-0, vogliamo dire 5-1 perché il Monza ha tirato in porta due volte, ma insomma c'erano 4 gol di scarto ieri fra Ternana e Monza e non credo di peccare di spirito partigiano. Allora, prima di sentire Maurizio magari leggiamo altri due messaggi mentre scorrono le immagini. Mauro Minciotti scrive: grandi ragazzi, forza, nelle prossime 5 partite dobbiamo iniziare a staccare il tanto per poi dargli ammazzata alla sesta di ritorno a Liberati. Aggiungo la critica un po' alla redazione del TG3, visto che ieri sera non ha mandato in onda le immagini della Ternana, non so per quale motivo, diciamo che sulla stessa lunghezza d'onda c'è Cristiano Angeli, Luca Nannini e Gianni Romani. Evidentemente qualche problema tecnico. Noi per esempio ieri sera potevamo iniziare la trasmissione alle 22:30 e invece per problemi vari pur essendo in sede alle 22:30 prima delle 23:45 credo non siamo potuti andare in onda, quindi a volte succedono magari anche questi intoppi. Non voglio giustificare nessuno, però diciamo non conosciamo quelle che sono le problematiche. Nicola Angione sottolinea l'accoglienza fantastica al pullman della Ternana. Fabio Donatelli ugualmente ce l'ha con chi non ha mandato le immagini della Ternana stessa ieri sera. Stefano Stiuri Tosti scrive: oggi grande partita, grande vittoria, triangolazioni, giocate di prima, giocatori che corrono fino alla morte, questa è la squadra che piace a noi ternani, sono tornate le fere. Dunque c'è Marco Barcarotti che ci spedisce un po' di video di ieri sera. Poi Luciano Nevi: ciao Ivano, se sono rose fioriranno, questo si deve dire in questi casi, passato l'appannamento fisiologico che ci ha portato 2 soli punti, nonostante ne avremmo meritati di più, possiamo ben dire che finalmente quest'anno ci sono tutti, ma proprio tutti i presupposti per sperare e sognare. Quanti anni erano che non si aspettava il pullman delle fere al suo ritorno per ringraziarli della bella prestazione? Beh, io non me lo ricordo. Grazie anche a te che ci hai fatto vivere, fai complimenti per la radiocronaca. Grazie a te Ivano e a tutto lo staff. Ieri in negozio tutti fermi davanti alla TV, seguendo la tua radiocronaca in diretta. Cosa da altri tempi. Saluti a tutto lo staff. Insomma, ieri siamo stati un po' in tutti i negozi, quindi ringrazio anche Maurizio Morigoni, Luca Giovannetti, Lucio Lancia, Tonino Salvini, perché poi il nostro è il lavoro di equipe, quindi l'uno si completa con l'altro, il lavoro di uno si completa con l'altro. Gianni Romani: grande carattere questa squadra ed è anche umile, per questo sta riconquistando tutti i tifosi. Forza Fere, riportate questa città dove merita. Allora, andiamo avanti. Non mi mandate in chat i messaggi che non li leggo e non li rispondo, perché... Ma non, lo ripeto per la 500ª volta, ma non perché non voglio leggerli, perché non mi fa leggere, praticamente si apre una finestra che mi impedisce la lettura poi di quelli che sono praticamente i messaggi che sono stati mandati. Leggiamone qualche un altro e poi facciamo un breve break. Tommy Curtu scrive: ieri sera al Garden si è visto quanto siamo attaccati a questa maglia, spero solo che non ci deludano ancora, avanti Ultras 07.
Valerio Moroni, grandissima Ternana che ha dominato per tutta la partita, vittoria strameritata e ora attenti al Sorrento perché verrà liberati con voglia di riscatto, forza Ternana. Del Sorrento ne parleremo più tardi. Tina Volpicelli, grandissima Ternana, ma nemmeno ieri ci hanno dato un rigore che a mio avviso era netto. Nel primo tempo su Sinigaglia. Consiglierei una visita all'oculista. Forza Ternana, un saluto a tutti. Davide Biagini, che questi ragazzi sanno giocare al calcio, ce ne eravamo accorti, ma che avessero così tanta consapevolezza nei propri mezzi non ci avrebbe scommesso un euro nessuno. Fenomenali. Filippo Graziani, volamo. Marcello Viali, Ivano, questi sono degni di essere chiamati fere. Ieri sera ero tornato a 20 anni, stamattina volevo andare a scuola. Insomma, per quanto era buono il giorno negli anni. Luciano Faustini, buonasera a tutti, ciao Ivano. I campionati si vincono con la testa, con l'intelligenza, con l'umiltà, col carattere determinato. Non si vincono solo con la tecnica o la tattica. Ecco perché noi vinceremo il campionato. Bravo Cozzella, diciamo che i complimenti a Cozzella li abbiamo fatti, no? In variate situazioni, e quindi li rinnoviamo anche questa sera, ma naturalmente insieme a Cozzella ci mettiamo anche il presidente Zadotti, perché poi è l'amministratore unico Zadotti, perché un po' è lui che ha tirato le fila nella ricostruzione della Ternana. Leggiamo l'ultimo. Leonardo Battistelli, ciao Ivano, che dire, Ternana perfetta, Miglietta e Carcura a diga di centrocampo, Pisacane da paura non sbaglia praticamente nulla, pallino del gioco sempre nelle nostre mani con un gioco davvero di categoria superiore, peccato per l'ammonizione di Docente, si vedeva che era in uno stato di forma molto buono e averlo con il Sorrento era un'arma in più per il cannibale toscano. Comunque chi sarà al suo posto di certo non sarà da meno per grinta, corsa e fame di vittoria. È proprio questa la nostra forza, la fame. Spero di non sentirci mai pieni d'aie fere. Fabrizio Di Meo, grande Ternana, andiamo avanti così senza guardare la classifica, forza fere. L'ammonizione di Docente, forse l'unico neo della partita di Docente è un po' l'ammonizione, perché questo lo fa, no? Lo fa fuori causa per domenica. Qualificare. E quindi domenica contro il Sorrento non ci sarà. Poteva essere anche lui un'alternativa importante ieri era, diciamo, colui che è sceso in campo e l'alternativa era Litteri, altre volte era stato Litteri a scendere in campo e Docente l'alternativa. Maurizio Moriconi, forse questa è l'unica pecca della partita di ieri di Docente, sì, per il resto io non direi nemmeno che è una pecca, perché poi i giocatori vanno in campo, lottano e lì non è che puoi stare con il fioretto in mano, si gioca al calcio, per cui io non credo che sia una pecca, anzi direi che la squadra, come diceva Luca, ha disputato una partita magistrale, cosa del resto riaffermata anche dal tecnico del Monza Gianfranco Motta, e come diceva Luca Giovannetti doveva vincere 4-5-0. È una squadra che ha acquistato consapevolezza della propria forza e io credo che farà ancora meglio in futuro, perché la squadra di Mimmo Toscano ormai ha assimilato gli schemi, gioca a memoria, gioca corto sul campo, fa un pressing feroce, asfissiante, e inoltre è una squadra che gioca con la palla a terra e che fa un'ottima circolazione del pallone. Per cui io credo che ancora la Ternana vera poi deve venire fuori, ancora non si è vista. Quella di ieri credo che sia la prima rappresentazione della Ternana di Mimmo Toscano. Non voglio naturalmente salire sulle stelle, però bisogna dire quello che si vede. Quello che si è visto ieri. Per cui credo che alla fine, anche se dovremmo tenere i piedi per terra, sia chiaro. Quindi chi fa troppo entusiasmo direi di andarci piano. Secondo me la prestazione di ieri ha rasentato la perfezione, dico rasentato perché a mente fredda ci sono solo un paio di sbavature. Nel primo tempo abbiamo faticato a trovare lo specchio della porta avversaria, mentre nella ripresa le palle gol sono fioccate, no? Si sono susseguite a un ritmo impressionante. B, un paio di sbavature difensive, sì. L'una nel primo tempo, l'altra nella ripresa. Però certo, stiamo, come dire, pescando il pelo nell'uovo per dire che la prestazione di ieri è stata stratosferica,
cosa non la rende perfetta, ma nel calcio la perfezione non esiste nemmeno ai massimi livelli, ecco, una difficoltà nei primi 35 minuti a trovare lo specchio della porta avversaria e un paio di sbavature difensive, se no per il resto è stata una ternana mostruosa. Tant'è che noi ieri nel viaggio di ritorno eravamo in 7 in macchina, quindi voglio dire, abbiamo, ognuno di noi si è divertito nel dare il voto ai singoli giocatori. Ne è venuta fuori praticamente una pagella unanime, solo due variazioni di mezzo punto sulla, per un paio di giocatori. Per il resto, voglio dire, tutti concordi. Sul 9 undicesimi concordavamo su un paio di giocatori. Qualcuno è stato un po' più severo, qualcuno ha fotografato, non so se più aderentemente alla realtà, quello che è stato in campo. Però per dirvi, insomma, che la prestazione è stata giudicata allo stesso modo da ben 7 persone, quindi un altro segnale indiscutibile di come sono andate le cose. Massimo Armeni dice: forse a questa società quest'anno un grazie si può dire, quest'anno, per onestà di giudizio, penso un grazie anche alla società, non togliendo le critiche recenti. Chiaramente le critiche rimangono su quelle che sono state 7 anni di gestione e su alcune situazioni che ancora magari non sono chiarite e che speriamo vengano chiarite al più presto. Leggo il messaggio di Leonardo Bianchini e poi apriamo un'altra pagina del nostro Notte Gol. Saluto Leonardo Bianchini, che è un caro amico. Lo saluto anch'io. Del rigore ne vogliamo parlare? No, meglio di no, tanto vinciamo contro e tutti. Da chi si capisce che è tutta un'altra musica, dalla tua voce in Radio Cronica mi fai passare i brividi, dal gol di Miglietta mi hai fatto attaccare sul lampadario. voglio sperare che sia stato attaccato bene questo lampadario al soffitto. È magro, quindi è leggero. Fisico da modello. Ieri sera al Garden, come dice Marcello, sono tornato indietro di 10 anni. Mamma mia che sogno. Ragazzi, non svegliateci più. Allora, fatta questa prima parte, questa prima considerazione, ci fermiamo un attimo perché, come sapete, da un paio di settimane abbiamo così inaugurato un'altra rubrica all'interno di Notte Gol per conoscere meglio i giocatori rossoverdi. Nella prima puntata abbiamo conosciuto Nolè, nella seconda Pisacane, nella terza invece è la volta di Stefano Ambrosi, intervistato da Alessandro Cavalieri, con le riprese di Alberto Francioli. E dobbiamo ringraziare la trattoria moderna Alfio in via Galilei e Squisito Caffè, appunto, che ci danno l'opportunità di realizzare anche questa intervista. Linea alla regia per un caffè con il portiere rossoverde nonché capitano Stefano Ambrosi. Stefano Ambrosi, dopo quasi 20 anni di carriera, hai qualche rimpianto? Sì, di non aver avuto una cattiveria agonistica, una maturità calcistica che ho acquisito negli ultimi 7-8 anni, forse dovuta anche a momenti brutti passati nel calcio, però se l'avessi avuta prima sicuramente avrei fatto qualcosa di meglio. La tua famiglia ti segue? Tutte le domeniche della partita. Stanno in tribuna, hanno fatto conoscenza anche di Stefano Squisito, quindi io chiamo Stefano Squisito perché ha fatto conoscenza con mio figlio, quindi con Leonardo. Tuo figlio quanti anni ha? C'ha 6 anni, e quel marmocchietto che si mette nel cappello della Armenia, la bandiera in tribuna. Sì, è uno degli ultra. Mio fratello è stato un grande attaccante e quindi è normale che il bambino lo vuole fare, però adesso credo che sia presto come età per determinare se può fare o no questo tipo di lavoro. Ecco, glielo consiglieresti? No, no. Oggi come oggi no. Lo sconsiglierei a molte persone che oggi credono che con questo tipo di approccio, di
perché io lo vedo nella scuola calcio che fa mio figlio, ho tanti amici di scuola di mia figlia, pensano che svoltando così il proprio figlio risolva tanti problemi che sono irrisolti nella propria famiglia. E magari mandano allo sbaraglio sti ragazzi, 24-25 anni, senza un titolo di studio, che te credi un padre eterno perché ti fanno sentire così e invece non sei niente, con una vita da affrontare avanti, sperando che in quel periodo non hai avuto l'intelligenza di mettere su famiglia, perché sennò te sei proprio rovinato. Questo è quello che succede oggi in C, purtroppo. Tanti ragazzi che arrivano a 26-27 anni si trovano a casa, ma poi il calcio è drammatico, è tragico per questo, perché arrivi da un anno a magari guadagnare anche belle cifre, soldi, certo, che magari un qualsiasi altro lavoro. E dopo due mesi ti trovi a guadagnare zero. Quindi questa è la cosa tragica del calcio. E tu da questo punto di vista però so che ti sei tutelato, no? Hai anche preso una laurea in economia. Sì, io sono commercialista proprio, ho fatto l'esame anche di abilitazione, ma questo proprio perché sta a significare che secondo me innanzitutto il calcio è l'unico lavoro che ti dà possibilità di abbinarlo con qualsiasi altra cosa, perché c'ha talmente tanto, cioè tu alla fine lavori un'ora, due ore al giorno, il mercoledì che fai doppia seduta lavori quattro ore. Sì. Quindi quando un ragazzo 18, 19, 20, 21 anni e comincia a guadagnare 3.000-3.500 euro al mese, e non sono guadagni alti per il mondo del calcio, però nel mondo, nella società di oggi 3.500, quando c'hai magari la società ti passa la casa, c'hai la macchina, certo, il te li spendi, telefonino, non hai la maturità a volte di pensare che tutto questo bel sogno da un momento all'altro può finire. Alla fine fenomeni nel calcio ce ne sono pochi, quelli che ci sono giocano in Serie A, gli altri, la differenza tra le categorie, sì, ci può essere episodio fortunato o meno fortunato, però la grossa differenza che c'è nelle categorie secondo me è l'impostazione mentale che c'ha ogni singolo giocatore. Sì. Quindi il consiglio che posso dare a grandi giocatori, per esempio che abbiamo quest'anno in rosa e che inspiegabilmente giocano con noi, è quella di dire, di porsi qualche volta qualche domanda in più, forse di dire se io sono così bravo come mi dicono gli altri, evidentemente c'è qualcosa che non quadra. Poi ci sta anche l'eccezione che conferma la regola del caso che magari per motivi extra calcistici, per cui si può andare, o sfortune varie, non ha fatto una carriera migliore. Però io dico che secondo me uno deve avere la forza sempre di mettersi in discussione giorno per giorno e di capire che questo lavoro è quello che gli darà il pane per parecchi anni. E allora non se lo deve far rubare da nessuno, perché tutta questa gente, ci stanno quasi 200 mi pare svincolati di Serie A, che sono di categoria superiore. Quindi voglio dire, se io non do un qualcosa in più a livello caratteriale, agonistico, di mentalità, se non mi faccio trovare dalla società, dall'allenatore, dal direttore sportivo, dai tifosi, se non mi faccio vedere che ho un qualcosa in più dentro che gli altri non hanno, a parità di livello prenderanno sempre quelli più forti, e ce ne sono dei più forti. Ecco, un'ultima domanda, poi ti lascio andare, starei con te a parlare per ore. Ecco, lasciando un po' da parte il calcio, no? Mi hanno detto che tu sei una buona forchetta, però ti sei dovuto mettere... Una buona forchetta. Ti abbiamo visto anche al ritiro di Norcia, hai perso parecchio, no? Parecchi chili. Sì, era una buona forchetta perché, proprio ritornando al discorso, che se questo è un bel lavoro, però se lo vuoi fare devi sistemare tutte le situazioni. Io gli ultimi anni ho giocato senza rendermi conto magari che avrei potuto fare anche qualcosa di più. Quest'anno, grazie allo staff, non solo al mister, ma anche allo staff, al professor Laporta, al mister Quironi, a Michele Napoli, magari vedendo alcune cose, mi hanno fatto capire in maniera lungimirante che se io riesco anche a tenere sotto controllo determinate situazioni, sicuramente ritirarsi di una cosa ne allunga qualcos'altro. Ecco, c'è una persona che vuoi ringraziare per essere arrivato a 37 anni alla persona che, insomma, che conosciamo adesso? Ma sicuramente me stesso. Posso, perché la persona che io penso sempre che quando arrivi a una certa età ci sei arrivato perché nella vita hai avuto delle sofferenze, momenti piacevoli e quindi piano piano ti costruisci. E io oggi, se sono quello che sono, lo devo a me stesso, lo devo a mia moglie, e alla mia famiglia, e tutti i momenti che hai passato magari ti hanno portato a ragionare. E poi ci sta
l'allenatore che ti dà un qualcosa in più, certo, il direttore che te ne dà un'altra, il compagno, l'amico, ogni persona ti dà un qualcosa, bisogna solo saperla recepire. Ti sono mai capitate situazioni, l'altra settimana con Pisacane parlavamo del, insomma, un direttore sportivo che gli aveva fatto una proposta, sì, sì, poco vabbè, lecita. Ormai è conosciuta, sì, a livello, sì, nazionale. Quindi, ecco, a te cose del genere, magari giocando spesso nei campi del sud? Guarda, io ti posso dire, il ruolo, tu sai meglio di me che è sempre è, tenuto, appunto, è fondamentale. Sì. Io molte volte hanno provato a intaccare così, sì, queste situazioni. Anche perché ti compri il portiere, insomma, io, in mezzo, ecco, squadra. Non ho mai avuto la, diciamo, la, non ho mai avuto l'obbligo di dover fare quello che ha fatto Fabio, però ecco, come Fabio, la prima cosa che ho fatto sempre, ho messo al corrente il mio allenatore della squadra dove ero, il mio direttore sportivo, ma non tanto per me stesso, perché io la garanzia su me stesso, certo, sono io stesso, ma quanto per il fatto, per due motivi, perché io ho sempre pensato che se io te lo dico e tu sai e io faccio una papera, perché il portiere, sì, le fanno, stare, tutti, tu sai che io te l'ho detto, che l'hai fatto in buona fede, questo, comunque, e quindi posso sbagliare, perché tanto poi nel calcio gira e rigira si viene a sapere, sì, tutto. E poi il secondo motivo, che secondo me è il più importante, è io gioco con altre 10 persone. Se ci hanno provato con me, io ho avuto la forza di dire di no. Giusto. E gli altri? Quindi ti chiamo a te direttore, chiamo a te allenatore per dirti, apri gli occhi, che quegli altri potrebbero non aver agito come me. E in base anche a queste cose qui, una volta mi sono sentito dire da un grosso procuratore, forse non hai fatto la carriera che meritavi anche per queste scelte. Quindi questo per farti capire, sì, che, sì, il calcio è un ambiente bello, marcio, buono, brutto, è tutto. Quindi comunque quello che succede magari in Serie, sì, A, in Serie B, succede anche nelle serie minori. Sì, ma in tutte le categorie, perché il calcio porta troppi interessi, c'è troppo interesse attorno al calcio, quindi conseguenza quando c'è un interesse grosso come, diciamo, una liquidità così, sì, di denari così importanti, tu immagina solo per esempio una squadra che passa dalla C alla B. Gli introiti, sì, televisivi che adesso ha. Ci sarebbero troppi interessi. Ci sarebbero molti presidenti che si butterebbero dai, sì, balconi per far sto salto. Eppure, quindi questo è il mondo del calcio. Ecco, hai parlato di questo, veramente questa è l'ultima domanda, siamo qui. Ecco, pensi che possa esserci in qualche modo, senza parlare magari in dettaglio degli arbitri, magari un disegno per far salire determinate squadre piuttosto che altre? Ma guarda, ripeto, io mi auguro che non ci sia un disegno di questo. Poi come calciatore, l'ho detto anche settimana scorsa nell'altra trasmissione, ho l'obbligo di non crederci e non posso permettermelo, perché se io dentro la mia testa comincio a pensare all'arbitro... Certo, è un alibi per... No, inconsciamente si crea l'alibi, inconsciamente si frena una parte di te che in maniera inversa direbbe non mi interessa niente dell'arbitro, devo passare pure sopra, giusto, questo. E quindi si creerebbe una situazione a catena che farebbe sì che il giocattolo rallenta e noi non ce lo possiamo permettere. Va bene Stefano, vi ricordo tra l'altro che Stefano Ambrosi a fine intervista firmerà la, sì, la macchinetta della Squisito, che è la macchinetta ufficiale della Ternana Calcio, come hanno fatto in precedenza gli altri colleghi che hanno partecipato a questa rubrica e come faranno tutti quelli che parteciperanno da qui alla fine del campionato. Stefano, io ti ringrazio, è stato interessantissimo. Io ringrazio, vorrei salutare e ringraziare Alzio qui che ci ha ospitato. Sì. Che si mangia pure molto bene, io purtroppo non posso, da, quando vengo... La domenica dopo, no, una partita, io, poi... quando vengo, lo sa, mi fa il petto di pollo alla griglia. Fagli un po' di semolino, dai. E le cose. E Squisito che ci ha dato, ecco, questa opportunità di questa bella... Perché ho sentito in diverse parti che è molto seguita questa trasmissione, fa, sì, piacere, è piaciuta a molta gente, quindi sono contento di parteciparci. Io ringrazio Alberto Francioli che ha curato le riprese e il montaggio e ci vediamo alla prossima intervista. Adesso beviamoci il caffè però. Sì, sì.
Sono Nando il telecomando. Attenti al buio. Dal 7 al 30 novembre il vecchio segnale TV si spegne per sempre e si accende la TV digitale in Toscana, Umbria e Viterbo. Nello specifico, dal 7 al 14 novembre, Lunigiana, Garfagnana, Abetone, Appennino Tosco-Emiliano, Mugello, Casentino e parte della provincia di Arezzo. Il 15 novembre, Piombino e Isola d'Elba. Il 16 novembre, Versilia e parte della provincia di Lucca. Il 17 e 18 novembre, Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Pisa, Prato, Firenze, Arezzo, Livorno, Siena e relative province. Il 22 novembre, Grosseto, Viterbo e relative province. Il 23 e 24 novembre Perugia e provincia, il 29 e 30 novembre Terni e provincia. Tenetevi pronti! Basta un decoder o un apparecchio TV con decoder integrato. E se hai dubbi o per sapere quando il tuo comune è coinvolto, chiama il numero verde 800 022 000. Allora, eccoci nuovamente insieme, complimenti a Alessandro Cavalieri, complimenti anche a Stefano Ambrosi e i ringraziamenti naturalmente vanno anche a Lorenzo Modestino, ha detto stampa, responsabile dell'area comunicazione dell'Ana Calcio, perché grazie a lui insomma possiamo organizzare queste situazioni, grazie naturalmente alla Denana, ma Lorenzo ci dà una mano proprio nel reperimento dell'ospite. E i ringraziamenti vanno anche alla Squisito Caffè e alla trattoria moderna Alfio in via Galilei. E continuate a seguire questa rubrica perché, come ha detto Stefano Ambrosi, è una rubrica, un'innovazione se vogliamo, in notte gol, che è piaciuta e quindi di questo ne siamo molto orgogliosi. Fra altre cose devo fare i complimenti ad Alessandro perché è davvero, davvero bravo e credo questo sia l'intendimento di tutti noi che operiamo all'interno di notte gol. Giustamente Stefano Ambrosi ha parlato dello staff tecnico, no? Perché noi parliamo sempre di Toscano, che è giusto dare i meriti a Toscano, ma Toscano lavora in gruppo, lavora con Quironi che è il preparatore dei portieri, con Laporta che è il preparatore atletico e con Michele Napoli che è l'allenatore in seconda. Quindi è giusto, Luca, dare i giusti meriti anche perché se questa squadra corre, per esempio, il merito sicuramente è anche del preparatore atletico. Ma sicuramente, se i portieri sono evidentemente in buone condizioni atletiche, è merito anche di Quironi. La condizione atletica globale mi sembra ottima, sicuramente questo è ascrivibile ai meriti del professor Laporta. Quanto a Michele Napoli, vice fidato di Toscano, che con lui ha condiviso anche la cavalcata trionfale del Cosenza dalla D alla C1, è un grande esperto di tattica e quindi immagino che ci sia anche, come dire, una collaborazione molto stretta tra i due anche proprio su questioni specificamente connesse al modulo e a tutto quanto ruota intorno al discorso tattico. Maurizio, cosa ti ha colpito di più tornando alla partita di ieri? Qual è l'aspetto che ti ha colpito di più al di là del risultato? Quello che mi ha colpito di più è il modo in cui la Ternana ieri praticamente ha interpretato l'incontro. Ha giocato bene tutta la partita, senz'altro la migliore prestazione come dicevamo tutti quanti, però ha fatto un secondo tempo semplicemente mostruoso per circolazione di palla, per schemi e soprattutto pressing. Io ieri ho visto un pressing da parte della Ternana veramente asfissiante, un raddoppio di marcature, talché praticamente i centrocampisti del Monza e anche gli esterni, non solo i centrocampisti centrali, non riuscivano quasi mai a far ripartire l'azione, perché la palla o era preda dei giocatori della Ternana oppure in una maniera o nell'altra rimbalzava e andava in fallo laterale sui contrasti, no? Le famose seconde palle. Quindi è una squadra che ha anche una grossa preparazione atletica. Il che le consente di giocare per 70 minuti, certo, almeno in 30 metri. E quando giochi in 30 metri e ti muovi a fisarmonica, da un lato sei ficcante davanti, dall'altro togli campo certo, alle ripartenze avversarie. Certo. Ieri il Monza, che è una squadra piuttosto modesta e va bene, come forse lo è l'Avellino, ha manifestato un'impotenza desolante, no? Rilanci lunghi che finivano
o direttamente sul fondo o preda dei nostri difensori, con gli attaccanti del Monza proprio disinnescati, impossibilità di intervenire. Infatti, ripeto, due sbavature difensive, una per tempo, due tiri in porta del Monza. A me ha colpito un aspetto che secondo me non è marginale, non lo considero un dettaglio, di tipo comportamentale e di tipo tecnico. E voglio elogiare a chiare lettere Max Sekas, che in occasione del primo gol è schizzato via dalla panchina ed è andato ad abbracciare Miglietta, che è il suo pari ruolo. E sappiamo tutti che c'è un ballottaggio pressoché sistematico tra i due, no? Quasi in tutte le partite. Questo dimostra lo spirito di questa squadra. Insomma, vedere Sekas che schizza in campo, si fa 50 metri e va ad abbracciare l'autore del gol, che tra l'altro è quello che gioca al posto suo di fatto, è significativo. Accanto a questo voglio dire che ha giocato 25 minuti abbondanti, recupero compreso, quasi 30, perfetti. Chiaro che poi vai a stilare le pagelle, uno che gioca mezz'ora scarsa gli metti 6 e mezzo, ma Sekas ha giocato una partita che se l'avesse giocata per 90 minuti sarebbe stata da 7 e mezzo, perché davvero è entrato lucido, determinato, reattivo, attento, concentrato, equilibrato, geometrico, non ha sbagliato un intervento, ha lavorato in interdizione, ha smistato palla sempre di prima. Definirla monumentale la prestazione di Sekas è secondo me calzante. Certo, parliamo di uno spicchio di gara di 30 minuti scarsi, ma non ha sbagliato una e palla. E poi ha imparato un'altra cosa in coda a tutte queste, a tutti questi elogi che tu fai, che fa meno falli. Sì, sì. E è riuscito a disciplinarsi anche in questo. Assolutamente. Ecco. Sekas è un giocatore che sarebbe titolare fisso in tutte le squadre di questo girone, in tutte. Tra le altre cose, il segreto questo della Ternana sta nella bravura sicuramente del tecnico, nella qualità dei giocatori, nella qualità del gioco che esso esprime, ma credo anche nella compattezza del gruppo. A volte sembrano da essere delle frasi fatte, no? Però in questo frangente poi sono le piccole cose che ti danno effettivamente delle certezze. Ieri al gol di Miglietta, il primo ad andare ad abbracciare Miglietta è stato Sekas, si è alzato dalla panchina e è corso verso Miglietta. Miglietta è uno dei giocatori praticamente che si gioca il posto con Sekas. Certo. Questo credo che sia emblematico. Certo. Non so se condividete questa... Dicevamo poc'anzi. Certo. Allora, sentiamo invece Alessandro Quintilli che ci dice: gentilissimo Ivano, buonasera a lei e ai suoi ospiti. Lo spunto per questa mia riflessione è rappresentato dalle dichiarazioni del tecnico del Taranto dopo la gara di ieri. Parla di Dionigi. Di Dionigi afferma che l'impegno degli Umbri risultava più facile sulla carta rispetto al nostro. La mia opinione non cambia. Sino a gennaio molte squadre saranno distanziate nella porzione alta della graduatoria da pochi punti. Onestamente tante volte dimentico il nome del prossimo avversario. Credo che sia abbastanza evidente come il trainer dei pugliesi, neanche tanto velatamente, tende a snobbare la Ternana, e proprio questo atteggiamento di apparente distacco, a mio parere, è invece la dimostrazione che in riva allo Ionio ci si preoccupa seriamente per il cammino sin qui trionfale della capolista. Come dicevano i nostri padri, i padri latini, chi tace non sempre confessa, però è pur vero che non nega. Ringraziando per l'attenzione, la grande cortesia, Alessandro Quintilli. Luca? Sì, io adesso questa dichiarazione di Dionigi non... L'ho letta anch'io, non l'avevo letta. Su tutto Lega o su tutto mercato web. Io credo che a Taranto, adesso al di là di quello che può dichiarare Dionigi, che invece tra l'altro secondo me si sta rendendo poco simpatico per le sue reiterate polemiche contro gli arbitri, quando è di tutta evidenza che se c'è una squadra che in questo primo terzo di campionato ha usufruito di qualche errore arbitrale a favore è proprio il Taranto. Quindi voglio dire, dovrebbe avere Dionigi il buon gusto di tacere, no? Anziché lamentarsi reiteratamente per episodi o inesistenti o insignificanti. Tacendo invece, bellamente su episodi a favore che sono sotto gli occhi di tutti. E ribadisco ancora che la partita contro il Monza, che il Taranto ha vinto con merito, forse non l'avrebbe vinta se il Monza avesse usufruito di un rigore solare al 92esimo. Questo Dionigi non l'ha mai sottolineato, addirittura ha avuto l'ardire di affermare che contro la Ternana c'erano due rigori in favore del Taranto. Noi eravamo lì, non c'è stato un tifoso intorno a noi, fuori dalla tribuna stampa, o un giornalista in tribuna stampa e a fine partita in sala stampa che abbia fatto il benché minimo riferimento a presunti rigori negati al Taranto, tantomeno il vicepresidente
il figlio di Daddario che ha tessuto gli elogi della Ternana. All'improvviso, dopo tre giorni, Dionigi, che quel giorno, quella sera non poteva parlare in quanto squalificato, si è uscito affermando che c'erano due rigori negati per la sua squadra. No, il rigore che ha visto c'era. Soltanto lui. Semmai, semmai il rigore c'era per noi, quello negato su Carcuro per un fallo di Colì, se non sbaglio. Comunque, ecco, Dionigi credo che... Ecco, tra le altre cose, non credo che ieri abbia commentato il fatto che a Foggia, dopo l'espulsione di un giocatore del Foggia, peraltro giusta, per somma di ammonizione, è stato graziato Rantier. Poi lo vedremo nella sintesi, quindi non mi dilungo oltre, ma Rantier andava espulso. Poi mi direte, magari il Taranto in 10 avrebbe vinto lo stesso. Ho capito. Intanto questo è un altro episodio arbitrale a favore del Taranto, ma ne cito solo uno. A Vercelli, in una partita pareggiata, ho visto le immagini. Ah beh, scusa, finisci. Ho visto le immagini. Un giocatore del Taranto, non ricordo se fosse Sosa, comunque un difensore, su un cross dalla fascia è saltato in aria e ha schiacciato il pallone tipo volley. Che devo dire? Rigore? Doppio rigore? Triplo rigore? E ammonizione del giocatore, no? L'arbitro non ha concesso il penalty. Allora Dionigi dovrebbe... poi anche lì il rigore, se concesso, va trasformato, magari se la Provercelli lo trasforma il Taranto può anche risalire la china, ma intanto questo è un altro episodio, quindi Dionigi dovrebbe io non dico sottolineare gli errori a suo favore, ma evitare di sottolineare i pochi e ininfluenti, se non addirittura inesistenti, episodi a sfavore del Taranto. Continua ancora a dire che si aspetta la vittoria a tavolino a Benevento, quando è evidente che siamo parlando di chimere. Anch'io aspetto ancora che mi telefoni Charlize Theron, ma non mi chiama, quindi voglio dire, le probabilità che il Taranto vinca la partita a tavolino a Benevento sono analoghe alle mie, quindi insomma lasciamo perdere. Per il resto questa dichiarazione la registriamo. Ma tra le altre cose ne ha aggiunta anche un'altra che il nostro amico non ha scritto, praticamente ha etichettato come l'impegno della Ternana molto più facile rispetto a quello del Taranto, dimenticando forse che il Taranto con il Monza ha vinto al 93esimo, ha vinto all'88esimo e con un rigore negato al Monza al 92esimo, quindi voglio dire, va bene. A me sembra molto più sportiva la stampa tarantina, la stampa, sì, che il tecnico. Allora leggiamo 5 messaggi e poi pubblicità e poi torniamo. Facciamo il quiz, facciamo il quiz. Alessio Moroni: ciao Ivano, grandissima Ternana, però vorrei farvi riflettere su una cosa. Ora che l'ambiente si è ricreato ed è tornato quello che era 7 anni fa, non credete che una mancata promozione possa provocare una sorta di punto di non ritorno per la Ternana? Se quest'anno non saliamo, secondo me l'affetto della gente scemerà e sarà molto difficile ritornare a credere alla B in tempi brevi. Che dobbiamo fare allora? Cioè, lo dico in slang Ternano, che dobbiamo fare? Cioè, può anche essere giusto, ma che facciamo? Attualmente non ci sfiora minimamente l'idea, penso. Siamo in ballo, proviamo a vincere il campionato, poi dopo... Il problema è che la Ternano ci proverà, però come diciamo da parecchio tempo, non te lo garantisce, ricordiamoci nessuno, che 4 mesi fa eravamo in seconda divisione, poi c'è stato il ripescaggio e adesso è prima in classifica. L'ultima che Benevento ha perso 3 volte i playoff investendo sempre parecchi soldi, quindi noi la Ternana proverà a vincere il campionato. Se non ci riuscirà, credo che, salvo eventi catastrofici, approderà nei playoff, dove comunque statisticamente ne passa 1 su 4, quindi hai 25 probabilità su 100 di salire in B. Se non ce la fai, ripartiremo l'anno prossimo. L'effetto boomerang sull'entusiasmo della gente, che l'amico, il tuo amico internauta sottolinea, tecnicamente lui dice una cosa giusta, però del resto che dobbiamo fare? Cioè, certo. No, io anzi, scusa, ma io voglio dire questo perché voglio sgombrare il campo da alcune situazioni. Io credo anzi che certe cose debbano rimanere isolate, perché la squadra sta giocando bene, è cosciente della propria forza, l'allenatore è un tecnico di valore, l'ha ricordato ieri mister Benetta e stasera in diretta il direttore sportivo Ernesto Bronzetti, però bisogna stare con i piedi per terra e non bisogna considerare che, qualora, speriamo di no, non è una cosa acquisita la promozione, credo che si debba vincere il campionato, ma qualora si dovesse arrivare secondi, non sarebbe un fallimento, attenzione, no. Perché insomma la Ternana sta facendo un grande campionato, sta giocando bene, questo è calcio vero, e anzi bisogna stare attenti a non creare eccessiva pressione sull'ambiente e sulla squadra,
L'Adriana fallirebbe l'obiettivo se uscisse dai playoff, che mi sembra un evento inimmaginabile. Allora sì. Ma se come minimo dovesse approdare ai playoff, avrebbe fatto il suo. Poi è chiaro che se siamo primi da un mese e mezzo, giochiamo il miglior calcio del girone, è chiaro che l'appetito che mangiando, uno spera di arrivare primo, ma anche la società, ripeto, si sta attivando e insomma, so con certezza che arriveranno un paio di rinforzi a gennaio. Poi, voglio dire, lo Spezia allora, che ha investito milioni di euro e che arranca nell'altro girone, ieri dopo tanto tempo, che dovrebbe dire? Matteo Daff Giuliani, sempre avanti così, continuiamo in questa maniera e poi al Liberale diamo il colpo di grazia al Taranto. Sono rimasto sorpreso veramente dai tifosi di ieri sera al Garden. Avanti così, sarà l'anno buono? Ai posteri l'ardua sentenza. Leonardo Bianchini riscrive ancora, ci hanno caricato a molla per 7 anni, mo ci hanno lanciato e andiamo a 2000, non ci ferma più nessuno, si è visto ieri sera al Garden. Cristian Rosignoli, ottimo essere tornato alla vittoria dopo gli ultimi 2 pareggi, ora sotto col Sorrento per dare un messaggio chiaro a tutto il girone, noi siamo le fere e ce lo giocheremo fino in fondo, grazie ragazzi. Roberto Fabbrini, sarà dura stasera con Fiorello, ma le fere sono sempre le fere, sì, perché abbiamo in concorrenza Fiorello il lunedì sera. Fabio Gentili, forza fere, forza ragazzi, continuate così, tutti uniti verso un unico obiettivo. Matteo Carloppi, che dire, questi ragazzi sono fantastici, finalmente giocatori che possiamo chiamare fere. Speriamo di poter sempre andare ad aspettarli al Garden per festeggiare l'ennesima grande prestazione della Ternana. Diego Piedilugo, ciao Ivano e buonasera a tutti i tuoi ospiti. Che dire, una prestazione come quella di ieri lascia senza parole chiunque voglia descriverla con aggettivi umani. Pisacane immenso, Miglietta leader, Bernardi un motorino. Difficile trovare il migliore, anche se per me finché giocherà questo premio spetta sempre solo a Pisacane. Post scriptum, la solita puntatina per chi praticamente non ha fatto vedere alla gente i gol. Ma ci siamo noi la domenica sera, se non lo vedete alle 7 state tranquilli, quando Adriana gioca fuori, insomma, tardi che si fa, ve le facciamo vedere, a costo di non fermarsi mai, come abbiamo fatto ieri sera, siamo messi in macchina alle 17.30, Marco Crisostomi al volante, alle 17.30 siamo messi in macchina a Monza, intorno alle 20.15, una brevissima sosta, nemmeno in un motel, ma lungo la strada, potete immaginare per quale cosa, e poi direttamente a Terni, quindi nemmeno un caffè ci siamo presi proprio per farvi vedere le immagini, quindi voglio dire che facciano pure, noi ci gustiamo, ci godiamo queste soddisfazioni, che gli altri si vedano pure la sconfitta del Foligno in casa o altre situazioni. Ma tu lo sai, Marco, perché la gente insiste, perché qui l'atteggiamento contro il Perugia, il campanile, la gente si arrabbia perché la vede ancora una volta questa cosa come una specie di soverchieria, come una specie di atteggiamento prevaricatore di Perugia nei confronti di Terni. Ma probabilmente avranno avuto un guasto. Avranno avuto qualche problema. Immagino. Francesco Gentileschi, ciao Ivano, superlativi, semplicemente superlativi. Superlativa è la squadra e lo staff tecnico, superlativi i tifosi, ieri sera hanno atteso il ritorno delle fere davanti al Garden. Siamo come quelle macchine che da piccoli per caricarle dovevi tirarle indietro. Beh, sono 7 anni che ci tirano indietro e siamo carichi a bomba per schizzare in avanti verso il calcio che conta. Le componenti ci sono tutte e tra squadre e tifosi c'è chimica, forza fere. C'è un intervento di Massimo Longarini che dice praticamente speriamo abbiano fondo, si riferisce alla condizione atletica immagino, però voglio dire mi sembra che per stando il è chiaro non possiamo vedere quello che succederà fra gennaio, febbraio e marzo, però insomma. Vabbè, ma ormai intanto le metodologie sono di cambiate, lavoro sono quelle, poi c'è la lunga sosta natalizia per cui i carichi di lavoro si come dire vengono ritoccati, no? Durante la pausa della sosta natalizia che accade proprio tra la fine del girone di andata e l'inizio del girone di ritorno, per cui immagino che non dovrebbero esserci problemi da questo punto di vista. Luca Cervelli, impeccabili, miglior prestazione stagionale, il rigore passa in secondo anche terzo piano, almeno ieri. Sinceramente io non ho mai visto una Ternana che mai è inferiore all'avversario di giornata, questo mi sta impressionando di più quest'anno.
effettivamente così, non è stata mai inferiore agli altri. In due trasferte, sì, diciamo la Trizium, forse. In due trasferte consecutive hai fatto tirare in porta gli avversari una volta a testa. Ecco perché non ero d'accordo con chi vedeva una Ternana in calo. Ripeto, anche a Ferrara li hai fatti tirare una sola volta ed inoltre il loro campo pareva quello di Santino all'oratorio di San Francesco. Infine ieri non mi sembrava vero di assistere ad un'accoglienza del genere all'arrivo del Pullman. Brividi ovunque. Io infatti, ecco, affrontiamo un attimo questo... Veramente il Monza ha tirato due volte, per onestà intellettuale, sì. Una volta nel primo tempo e una volta nel secondo, giusto? Questo argomento, voglio dire, c'è stato qualche messaggio che diceva dopo due pareggi che testimoniavano un po' una flessione della squadra. Siete d'accordo su questa diciamo, etichettatura? È stata secondo voi flessione quel pareggio in casa con il Pavia? No. E il pareggio in casa della Spalla? Secondo me noi abbiamo... Ferrara abbiamo accusato, secondo me, la dimensione ridotta in larghezza del terreno di gioco. Allora, secondo me a Ferrara abbiamo giocato una partita discreta, non eccellente come ieri, ma discreta, contro una Spalla solida e organizzata e siamo stati frenati dai due rigori negati nel primo tempo, se no l'avremmo vinta la partita, presumibilmente. Contro il Pavia, che sicuramente... ci ha creato dei problemi, io non credo che... Ora bisogna vedere che cosa si intende quando si parla di flessione. Escludo che ci sia stata una flessione di tipo atletico, probabilmente c'è stata una flessione di rendimento globale, ma io credo, ne abbiamo già parlato in passato, che sia stato più un problema di lettura tattica del match da parte della squadra in campo, non da parte della panchina, che un problema legato appunto alla gamba o al dinamismo. Semplicemente il Pavia, che comunque ha qualità in avanti, quel giorno... ci ha messo in difficoltà perché probabilmente noi in campo non abbiamo fatto ciò, cioè noi, i giocatori in campo, non hanno fatto in maniera puntuale quello che l'allenatore avrebbe voluto che facessero. Abbiamo corso molto e male quel giorno, però ricordiamoci anche che il Pavia ha conquistato un pareggio tutto sommato meritato al 93esimo in virtù di un triplice errore della terna arbitrale. Quindi, insomma, se no la partita l'avremmo vinta e non ne parleremo più. Il parere di lui, di Maurizio? Anche per me non c'è stata flessione. Il problema è che la partita contro il Pavia è stata incredibilmente complicata e che ci siamo trovati contro una compagine che ha interpretato molto bene l'incontro, che ha chiuso molto bene gli spazi e quindi ha saputo contrarre molto bene la Ternana. Cosa che poi la Spalla a Ferrara è riuscita a fare solo limitatamente al primo tempo. A Ferrara, come dicevi tu Ivano, poi ci hanno frenato le ridotte dimensioni del campo. Avevi le fasce laterali bloccate. E il terreno fangoso, le fasce bloccate, si giocava in pochi metri, è stato più facile chiudere. Difendersi per la Spalla. Mentre invece ieri su un terreno... di dimensioni normali come il Brianteo con un buon fondo, la Ternana ha fatto valere la forza del suo gioco e quindi ieri si è vista praticamente la vera Ternana. Allora, Luca Patelli, buonasera Ivano, ho seguito la Ternana per tanti anni in tutta Italia, momenti belli e brutti, poi ho mollato negli ultimi tempi per tornare quest'anno a seguire la squadra, anche se ancora mai allo stadio, ma vedere le immagini del Garden mi hanno fatto venire la pelle d'oca e mi hanno fatto tornare indietro a tanti bei ricordi. Speriamo che duri e che non ci rovinino anche questo sogno, quello di tornare dove meritiamo. Forza Fere. E a tal proposito vi faccio vedere insomma quello che è successo ieri sera. Ieri sera ho fatto vedere le immagini, un filmato di Ivano Santini. Questa sera vi faccio vedere invece le foto di Stefano Principi che dovremmo mandare in onda grazie alla collaborazione anche con Dario Brighi. E allora, Luca? Beh, insomma, è stata una... Fratrese è una manifestazione spontanea. Sì, nel senso, sì. Ha telefonato una persona che ci chiedeva quando arrivava a Giorgio Brighi, lo chiedeva, Giorgio ha mandato la domanda a noi che eravamo su, noi l'abbiamo girata a Toscano e è venuto fuori quell'orario e eccoli quanti se ne sono radunati. Eh sì, c'erano credo oltre 250 persone, bandiere, striscioni, fumogeni, una bella accoglienza, una manifestazione del tutto spontanea, di entusiasmo da parte dei tifosi e sicuramente insomma una ricaduta adrenalinica a livello emotivo sui giocatori che erano in Pullman e sullo staff tecnico. Un bel momento che insomma
rievoca entusiasmi antichi e mai sopiti, ma del resto questa squadra la prima battaglia l'ha già vinta. Me lo diceva Cozzella, che ieri ho sentito al telefono dopo la partita, lui era all'aeroporto con la squadra chiaramente, diceva: intanto la prima sfida, quella di riportare la gente allo stadio, l'abbiamo vinta, e poi insomma cercheremo di vincere la battaglia più importante, che è quella legata alla conquista della promozione diretta in Serie B. Maurizio, tu te l'aspettavi un'accoglienza simile? Io non me l'aspettavo, sinceramente. Ieri è stata una vera sorpresa, e poi credo che la cosa sia partita, come dicevi tu, da Giorgio Brighi, perché oggi quando insieme con Alessandro Cavalieri in radio abbiamo risentito l'intervista che tu hai fatto in sala stampa. No, lo hanno chiesto a Giorgio sì, Brighi. A Fabio Pisacane. Poi da lì mi sembra che sia partita la cosa, no? Di chiedere quando praticamente arrivavano, ecco, e quindi dal vivo abbiamo risentito tutto. Ma abbiamo fatto da cassa di risonanza, sì, dai. Indubbiamente è stata una manifestazione di affetto, di calore, che non si vedeva più da tanto tempo. Circa 300 persone, e già alle 10:30 ce n'erano 150. Quindi la gente ormai è vicina alla Ternana come non mai, e credo che domenica contro il Sorrento si batterà come non mai il negli ultimi 7 anni. Beh, certo, beh, ai tempi di Viciani, di Riccomi, di Domia, certo, ma che ultimamente, di Beretta, certo, di Agostinelli, di tutti gli altri. Oh, Ivano Santini scrive: tu hai parlato di Charlize Theron pochi istanti fa. Sì. Ivano Santini dice: digli a Luca che accendesse il telefono, Charlize Theron trova spento e sta a suonare un campanello mio per le picche. Io non gli posso aprire perché sto a mangiare le castagne con il vino nuovo con Paola. Ho staccato il telefono, ho sbagliato. Vedi, sta suonando il campanello. Ringrazio. E lui non gli può aprire perché capito, c'ha problemi con... col telefono. Grazie per la segnalazione, ma appena c'è la pubblicità provvedo. Allora, Fabrizio Marini, vinciamo altre 4 partite a fila e poi la domenica giochiamo con le Pet... Beh, vabbè, Fabrizio, bisogna avere rispetto, adesso non esageriamo, giochiamo con le pettorine gialle, quelle della partitella del giovedì, tanto diventano tutte amichevoli, mettendo da parte le battute, vabbè, non dice che è una battuta, credo che questa squadra sia davvero tanto, ma tanto forte, credo pure che non avremmo problemi a reggere tutto il campionato, però dovremmo superarci per vincerlo, perché credo che il Taranto, forse qualche santo in alto, ce lo ha. Noi, dalla nostra, abbiamo una gran forza, e con la Ternana le altre, Taranto incluso, ci ragionano poco e male. Il Taranto ha santi in paradiso, secondo voi? Però, brevemente, che ha altri problemi è sicuro, no? Ci risulta che siano certi i problemi che ha il Taranto, non sappiamo se siano in grado di risolverle o meno, perlomeno questo si dice da alcune fonti, anche se non ufficiali, della società pugliese. Ma che abbia qualche santo in paradiso? Spalleggiare tanto. In questo inizio di campionato si è visto, non ha avuto mai delle decisioni avverse, per giunta ha avuto qualche decisione, come ricordava anche poco fa Luca, degli episodi invece a favore. La Ternana ha perlomeno 4 punti di meno, lo dicevamo già 2 trasmissioni fa, per effetto di decisioni arbitrali avverse, senza citarle perché lo dicemmo allora. Per cui mi sembra secondo Maurizio, quindi ha qualche salto in paradiso. Per Luca? Io non lo so se ha santi in paradiso, i fatti sono che la Ternana sicuramente si è vista scippare 2 punti col Pavia, parlo di decisioni arbitrali, al di là di come è andata la gara, e forse i 2 punti di Ferrara, dico forse perché poi c'era tutto il secondo tempo da giocare per la SPAL, eventualmente per risalire la china, se la Ternana avesse trasformato il rigore eventualmente concesso. Quindi a noi mancano 2 o 4 punti. Il Taranto ne ha senza dubbio 3 di più, perché ha pareggiato a Vercelli, e lì c'era un rigore grande come un grattacielo, su YouTube ci sono ancora le immagini di Provercelli Taranto per chi le volesse vedere, e ha vinto col Monza meritatamente, ma con un rigore solare negato al Monza. Diciamo che alcuni fatti quindi lo lasciano... I fatti sono che il Taranto ha probabilmente 3 punti in più e noi ne abbiamo 2 o 4 in meno, questi sono i fatti. Se abbia santi in paradiso io non lo so che almeno mi risulta che potrebbero avere
qualche problema economico, potrebbero, uso il condizionale perché se io non ho dati certi documentali non posso mettere il naso nelle vicende altrui, certo Taranto, compresa la frazione di Statte, conta 206.000 abitanti e questo non lo so se può avere, non lo so se può avere un qualche peso specifico. Allora Michele Pettorossi scrive grandissimo, naturalmente tutto al condizionale quello che abbiamo detto, nel senso che certo. Voglio dire, poi non abbiamo sensazioni, certo, sensazioni, certo, giudicando quello che è avvenuto. Michele Pettorossi, una grandissima Ternana che ha vinto con un predominio schiacciante. Un applauso a tutti e al mister Toscano. Non abbassiamo l'attenzione, rimanendo sempre concentrati, potremmo fare solo bene. Avanti così, un salutone a te Ivano, a Maurizio, a Luca, un immenso bacio al mio incantesimo. Filippo Angelici, beh, cosa dire di questa Ternana? Macina gioco, lotta, vince e soprattutto onora la maglia rossoverde. Grazie ragazzi, ci state facendo tornare ai tempi d'oro, quando lo stadio era gremito e bisognava saltare il pranzo della domenica per prendere il posto a sedere. Poi vedere tutta quella gente che aspetta i ragazzi al ritorno dalla partita è una cosa fantastica. Grazie delle emozioni che ci state regolando, dai Fere. E visto che ci siamo, leggiamo gli ultimi due. Fabio Pinoga, ho seguito la partita per radio mentre lavoravo, è stato un vero assedio. Non ci si crede che sia finita solo 2-0, minimo potevamo fare 4 gol, ma va bene così. Vuol dire che li terremo per il Sorrento, quelli che ci siamo mangiati. Sempre forza magiche Fere, continuate così che Terni si merita soddisfazioni, dai. L'ultimissimo per il momento è questo che vi vado a leggere, di Francesco Fortini. Allora cosa dire, ho seguito la partita per radio e mi sembrava di essermi perso una partita casalinga della Ternana, mi ero forse dimenticato di andare allo stadio? Comunque ottima prestazione con un'autorità davvero incredibile, non vedo l'ora di vedere le immagini, l'abbiamo fatte vedere. Cosa dire di più, partita perfetta con davvero poche sbavature, forse un pizzico di cattiveria in più non guasterebbe. Beh, voglio dire, la cattiveria mi sembra ce l'abbiano anche messa. Forse vuole dire sottoporta, cinismo sottoporta. Siamo primi in classifica ed ancora mai in televisione, effettivamente è vero. A noi sta bene così, sinceramente. Meglio così. Vediamo ora che sono partiti anche gli anticipi. Sì, il Sport Italia. Venerdì su Sport Italia. Però Sport Italia non si vede a Terni, o perlomeno sì, si vede. Sì, ah, sì, no. Sì. Ah. Si vede anche sul, diciamo, sul è un digitale. Canale free on air gratuito sul digitale. Sul satellitare, ma si vede anche sul digitale. Sì, da venerdì, 13° turno credo di andata, sì. Si inizia con gli anticipi al venerdì appunto e credo che si inizi con Avellino Como. Avellino, sì. Poi una piccola riflessione sui playoff finali. Sono terrorizzato dal fatto di giungere secondo dietro al Taranto, forse tra virgolette avvantaggiato. Per caso, per quel che ne sapete voi, il regolamento prevede che in caso ci siano diversi punti di vantaggio fra la seconda e la terza classificata, no. La seconda va direttamente in Serie B? No. Questo meccanismo no. Vale solo per la B. Scusate se mi sono dilungato e forza Fere. Allora, andiamo in pubblicità e poi facciamo il gioco. Il nostro gioco, mettiamo in palio un biglietto che lo mette in palio, l'agenzia Viaggi Playa del Rio, che si trova in via del Rivo a Terni. Linea quindi alla regia per la pubblicità e poi vi diremo che cosa vogliamo sapere questa sera. Hai mai prenotato le tue vacanze sotto l'ombrellone? E allora cosa aspetti? Corri alla Playa del Rio. Playa del Rio, la tua agenzia di viaggi. Vieni in un ambiente giovane e frizzante, pronto ad esaudire tutta la tua voglia di vacanza con la qualità dei migliori tour operator, quali Costa Crociere, MSC, Eden Viaggi, Vera Tour e tanti altri ancora. La Playa del Rio offre inoltre servizio di biglietteria aerea e navale, ottenimento visti turistici, viaggi di gruppo, last minute, liste di nozze. La Playa del Rio è sita in via del Rivo 155 a Terni. Info 0744 30 69 21. Playa del Rio, uguale a te, diversa da tutte. A Terni, Silca Petrolia Gasolio Autotrazione Agricolo e Riscaldamento, Silca Petrolia Gas GPL per uso riscaldamento industriale, Silca Petroli per fornitura di gas in serbatoio in mini reti a contatore, per comuni, residence e comunità, per preventive informazioni 0744 300 200.
il piacere dei sapori genuini di un tempo avvolto dal calore di un focolare sempre vivo che ci accompagna anche durante le festività. Tutto questo è Alfio, la trattoria moderna che dal 1966 soddisfa i gusti di tutti i ternani nel rispetto della nostra tradizione culinaria. Carciofi fritti, coratella d'agnello, ciriola alla ternana e specialità di carne alla brace abbinate con corposi e profumati vini locali conservati nella nuovissima cantina a vista della sala superiore. Da Alfio le famiglie sono sempre benvenute, il fantasioso Baby Meal è perfetto per i più piccoli. Cosa aspetti a concederti una pausa gustosa? Alfio Trattoria Moderna è aperta tutti i giorni nel cuore della città, in via Galilei numero 4. Dal 1973 COSP Tecnoservice ha maturato esperienza e professionalità tali da farne una delle prime realtà italiane nel settore dei servizi integrati. Affidabilità, coraggio e lungimiranza di donne e uomini che hanno costruito questa azienda hanno consentito di superare i confini dell'Umbria. Oggi COSP gestisce 250 cantieri in 10 regioni. Abbiamo compiuto un percorso di sviluppo tenendo sempre ben presenti le dimensioni sociali ed etiche del fare impresa. Il fattore umano è la risorsa determinante per il futuro della nostra azienda, chiamata ad affrontare sfide impegnative. Ovunque e sempre, con tutta la voglia e le energie di chi vuole crescere e migliorare, puntando sulla qualità del fare sviluppo. Autoplus vi invita alla grande festa dell'usato, oltre 200 auto scontate fino al 30% sulle quotazioni di 4 ruote. Garanzia fino a 24 mesi e finanziamenti a tasso zero. Inoltre paghiamo in contanti il tuo usato e se vuoi riacquistiamo l'auto entro un anno. Dal 12 al 20 novembre, domeniche comprese, grande festa dell'usato presso il centro assistenza ed esposizione Autoplus di via Benuccia Maratta. Ti aspettiamo dal 12 al 20 novembre, il sabato e la domenica aperitivo e musica. Autoplus, l'occasione delle occasioni. SPA Italiana offre lavoro commerciale per sede Terni. Chiama o invia SMS al numero 338 9160 166 Vita Group SPA. Ciao, sono Mauro. Nonostante l'età, anch'io ho trovato lavoro. Ciao, sono Giada. Vieni a lavorare con noi. Sono Marco e finalmente anch'io ho trovato lavoro. Ciao, sono Chicca e anch'io, nonostante la crisi, ho fortunatamente trovato lavoro. Sono Stefano Ambrosi, anche tu vieni a lavorare con me. SPA Italiana offre lavoro commerciale per sede Terni. Chiama o invia SMS al numero 338 9160 166 Vita Group SPA. Allora, preparatevi, 43 66 45, prefissato 0744. Per partecipare al nostro gioco in palio un biglietto messo a disposizione dall'agenzia Viaggi alla Playa del Rio in via del Rivo in palio un biglietto per un settore del Liberati, per una curva del Liberati Ovest o Nord, per assistere alla partita domenica prossima fra Ternana e Sorrento. Allora, che vogliamo sapere? Prima vi leggo un altro messaggio, però, questo di Bucciarelli, Luisito. Ciao Ivano, questa Ternana ci vuole far sognare a tutti i costi? Non sono riuscito a vedere i gol, ma dalla tua radiocronaca la squadra è stata di poco fantastica. Quassù, perché Luisito lavora a Perugia, praticamente incominciano ad avere molta rabbia di quello che sta facendo la Ternana. Virgilio Semperlotti, grandissima squadra, un grandissimo allenatore, grazie delle gioie che ci state facendo rivivere. Allora, la domanda è la seguente, me la sono scritta, vediamo. Vorremmo sapere se Del Piero ha mai giocato contro la Ternana poi magari completiamo anche il resto. Allora, 43, 66, 45, 07, 44. Io non posso giocare? Non puoi giocare, né tu né lui. La sapevo la risposta. Non potete giocare, nessuno dei due. Ma anche la partita volete sapere? Io voglio sapere se ha giocato contro il... Io so anche la partita. Ma allora... Luca! Veglia, la ricreazione è finita. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Con chi parliamo? Con Daniele. Daniele, allora, Del Piero ha giocato mai contro la Ternana? Guarda, lo stavo vedendo proprio oggi pomeriggio, Ivano. Ecco. E ti dico che
visto l'esordio del Piero in un Padova Ternana 5-0. C'hai perfettamente ragione, però ce n'è ancora un'altra di domanda, eh? Vai. Ma la stai vedendo oggi dove? Ma sto vedendo la storia di Del Piero e mi è capitato questo aneddoto. Allora sei stato fortunatissimo, sei stato. Super fortunato. Eh? Senti, però volevo sapere una cosa. Nel Padova di allora c'era un altro, c'era un ex rosso-verde. E questa è l'ultima domanda, eh? Chi era questo ex rosso-verde? Chi è questo ex? Perché ancora esiste. Guarda. Tenta di suggerire Giovannetti, ma... Non sento, non ho la televisione accesa. Come? Non ho la televisione accesa e non sento. A me senti adesso? Sì, a te sì. Ecco, dicevo, vabbè, Giovannetti non lo devi sentire perché sta a dare il suggerimento. Anzi, abbassiamo il microfono sia a Morigoni che a Giovannetti, altrimenti mi mandano all'aria il gioco. Sai dirmi chi è questo giocatore ex rossoverde che giocava in quel Padova con Del Piero? Sinceramente no, Ivano. Ah, mi dispiace. Pazienza. Senti, che dici delle fere? Guarda, sono contentissimo di rivedere questa squadra finalmente prima in classifica. Speriamo che duri, Ivano, speriamo che duri. Senti, eri al Garden ieri sera? No, non ero al Garden. Però hai magari visto le immagini, assistito? Sì, ho visto le immagini e diciamo mi dispiace non esserci stato, però vabbè, la prossima volta, dai. Va bene. Grazie, buona serata. Grazie a voi. Ciao, buona serata. 43 66 45 e quindi volevamo sapere se Del Piero ha mai giocato contro la Ternana e poi ci sono altre due domande. In questa, no, due, un'altra e basta. Pronto? Pronto, Ivano? Sì, buonasera. Fabio Biscetti. Fabio, allora ne approfittiamo visto che sei venuto in trasmissione, dopo mi dai le risposte, perché sì. Tu sicuramente addirittura a quella partita avrai anche assistito, immagino. No, perché era a Padova, però sì. Me la ricordo bene perché 5 gol... Raramente la Ternana, anche nei periodi peggiori, l'ha presi. E uno lo segnò proprio quel giocatore di cui stai chiedendo, se non ricordo male. Sì. Capitano Modica. Sì, esatto. Senti, beh, vabbè, indovinato, poi ti dirò quello che devi fare. Ma un tuo giudizio su quello che stanno combinando le fere in questa stagione? Guarda, io... ci siamo incontrati stasera, no? Sì. E ne abbiamo parlato. Secondo me l'aspetto di gran lunga più positivo, non dico che mette in secondo piano quello che stanno facendo da un punto di vista delle prestazioni, del gioco, del campionato strepitoso e obiettivamente inaspettato, perché è vero che già in costruzione della squadra quest'anno si intuiva un progetto razionale, però sfido chiunque a dire o a prevedere che dopo 12 giornate la Ternana sarebbe stata non solo lì, ma lì attraverso un modo di giocare, una grinta, un'espressione complessiva che insomma va al di là di ogni più rosea aspettativa. Io credo che il risultato più grande è stato quello di aver riportato sopra la cenere quel fuoco di passione che per troppi anni giaceva sopito sotto, perché quello che si respira in città è un'aria che noi ternani conosciamo bene, ma che per troppo tempo avevamo dovuto così riporre in un cassetto. Questo secondo me, l'aver ricostruito questo feeling, l'aver riportato in superficie questo grande entusiasmo, è l'aspetto assolutamente più positivo di tutta questa prima importante fase di campionato, perché bene o male se n'è andato quasi un terzo del campionato. Senti, quindi voglio dire, aver visto anche
insomma, tutta quella gente ieri sera al Garden veramente si è tornati, diceva un amico su Facebook, diceva è come se questi 7 anni ci avessero come le macchinine di una volta, no? Che per farle camminare le dovevi caricare e poi le lasciavi e partivano. È un po' un paragone calzante, mi sembra. Assolutamente sì, e questo fa un po' il paio con quello che diceva Ernesto Bronzetti all'inizio. Io vedo molte similitudini con la stagione nella quale fu lui protagonista, perché io ricordo quell'anno la Ternana giocò la prima partita precampionato contro il Petrignano ad Assisi. E faticammo a mandare in campo 11 giocatori da contrapporre al Petrignano. Era una giornata d'estate caldissima, ad Assisi ci saranno stati se no 20 tifosi. E piano piano ha preso corpo poi una stagione che si è conclusa con quello che è successo a Cesena. Ecco, io mi auguro che, anche se i tempi sono diversi, ogni periodo fa storia a sé, quest'anno si possa rivivere qualcosa di simile. Senti, un'ultima cosa, magari ne approfitto, visto anche il tuo ruolo istituzionale, no? Diciamo, questa vittoria di Monza, visto anche l'entusiasmo di ieri sera, potrebbe richiedere un'ulteriore apertura per quanto riguarda i settori dello stadio Libero Liberati. La curva nord sappiamo che è agibile per 1500 posti su 2005, quindi 2500 in curva est, altri 2500 credo in tribuna nei distinti B, e 1500 di qua, e fanno, mi sembra, su 6500 spettatori. Potrebbero bastare, ma potrebbero anche non bastare, quindi è impellente, credo, pensare a qualcosa di diverso. Ah, io, prima di rispondere in senso istituzionale, faccio un auspicio. Io spero che quanto prima non bastino, certo. Significa che la squadra andrà sempre meglio. Poi adesso invece seriamente, io non mi occupo direttamente di lavori pubblici, quindi non so, scusate, da un punto di vista del work in progress, che tipo di passi per andare avanti nel progetto adeguamento allo stadio sono previsti. Ci sono delle normative su questo, io, perché so cose che mi chiedono anche spesso per strada, vorrei chiarire alcuni aspetti. Il Liberati ha un progetto di ristrutturazione che a completamento dovrebbe riportare la capienza intorno ai 17-18 mila spettatori. Per ogni livello di spettatori, cioè la capienza e l'agibilità, questo impone degli standard rispetto alle normative di dotazioni che non solo un settore ma tutto lo stadio deve avere. Allora, se per ipotesi la Ternana oggi ha uno stadio omologato per 6, 7, 8 mila persone, fino a che tutto lo stadio non è adeguato a questo livello, non è possibile salire a un livello superiore. Se questo accade, tutto lo stadio poi deve necessariamente vedere delle opere di adeguamento in tutti i settori. Questo realisticamente comporta un impegno economico grosso e anche dei tempi di realizzazione dei lavori che probabilmente non sono brevissimi. È chiaro, se le cose continueranno così, io immagino l'amministrazione comunale dovrà aspettare qualche cosa e in tempi relativamente brevi dare risposta magari a un'esigenza di capienza che lo stadio, così come attualmente, potrebbe non essere sufficiente. Ho capito. Bene, Fabio, io ti ringrazio. Io avevo sinceramente chiamato non tanto per rispondere quanto per fare un intervento. Prego. Io sinceramente il biglietto non mi occorre, lo lascerei se possibile ben volentieri a disposizione di qualche altro tifoso che magari ne avesse necessità e lo potrebbe acquisire vincendo un quiz, se volessi tu riformulare.
Ok, la faccio uguale, io non c'ho una domanda di riserva, è un problema, ce l'avevo. Quindi, no? Luca che subito Luca. Viene formula subito un'altra. Ma ce n'ho un'altra, ce l'ho una. Va bene, ti ringrazio comunque. Grazie ugualmente per il tuo intervento, ci fa sempre piacere, anzi uno di questi lunedì poi verrai ospite, eh? Visto che l'influenza già te l'ha impedito una volta. Io volevo dire a Fabio Biscetti, consigliere, però le pile le devi ricaricare, perché con sta tosse che c'hai, Fabio? Ah, so 10 giorni, non ne vengo fuori, adesso sto anche abbastanza bene. Ma che è il bilancio di previsione che ti fa venire questa tosse? Beh, io sto all'opposizione, non mi faccio venire la tosse questa roba qui, la tosse queste cose viene alla maggioranza. Grazie Fabio, buona serata. Buona serata a voi. Allora, visto che Fabio lo rimette cortesemente in gioco questo biglietto, continuate a chiamare, allora al 43 66 45. Hai una domanda tu da formulare così, seduta stante? No, se no ce n'ho una io. No, vado io? Però non so come formularla perché non vorrei dare tanti indizi. Vabbè, comunque vediamo. Mi dovete dire... Non vi dico la stagione perché sennò la indovinate subito. 43, 66, 45, un biglietto per assistere alla partita da Ternana. In consecutività, praticamente, chi ha preceduto Massimo Silva alla guida della Ternana? Nella stessa stagione, Massimo Silva praticamente ha avuto dei predecessori. Quali sono questi predecessori? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Ha sentito? Con chi parliamo? Sono Luca. Luca Biribanti. No. No, no. No, no, perché c'è un Luca Biribanti che ci secca sempre. Ci rende la vita. Però voglio dire, si è un po'. È così, se l'è un po' presa perché la settimana scorsa non abbiamo fatto partecipare, ma questa sera può tranquillamente partecipare. Allora, dicevamo, c'è stata una stagione in cui la Ternana era allenata da Massimo Silva. Quali sono stati gli altri allenatori che nella stessa stagione l'hanno preceduto? Massimo Silva mi sembra venne in interregionale. Sì. C'era sicuramente Ammoniaci. Sì. Acori. Sì. Poi non mi ricordo altro. Non ricordi l'altro? Quindi ce n'è un altro secondo te? Mi sembra di sì. Quindi, no, è importante questo, ce n'è un altro o no? No, vabbè, io ricordo questi due, dico questi due. Questi due soli, eh? Quindi, nell'ordine, nella stagione 94-95, chi sono stati gli allenatori della Ternana? Prima Ammoniaci e poi Acori. E poi? Leo Acori. E poi? Poi Silva. E poi? L'oggetto della domanda? Esatto. Massimo Silva? Massimo Silva, sì. Va bene, hai indovinato. Non era facile però questa, perché la stagione 94-95 non era facile. Bravo. Ti ricordi anche chi era il presidente? Questo non rientra nel quiz, eh? Era Fedeli. Era Fedeli. E il vicepresidente? Non mi ricordo se c'era Allegretti, l'hanno... No, avevano già discusso, credo. Forse Trappetti. Era Trappetti, Carlo Trappetti vice, e fino a dicembre era stato direttore sportivo Osti. Bene, tu dovresti lasciare il nome all'amico Dario Brighi, quindi non riattaccare. Sì. Se tante volte dovesse cadere la linea, magari richiama. E potrai andare all'agenzia Viaggi Playa del Rio... E in via del Rivo appunto a Terni, e lì troverai Alessandro che praticamente ti accoglierà e ti fornirà il biglietto per poter assistere alla partita di domenica prossima fra Ternana e Sorrento. Grazie, buona serata. Buonasera. Buona serata. È stato bravo perché hai indovinato, sì. Allora, leggiamo altri due o tre messaggi, poi diamo la parentesi al rugby, i draghi rossoverdi, e poi ci avviciniamo verso la fase finale della nostra trasmissione perché Luca ci presenterà il Sorrento. Rossi Valentino, magari tutte le domeniche ce ne cassero uno più rigori se poi alla fine intaschiamo i tre punti. Quella di ieri è stata una gara superlativa di una squadra che detta legge anche in trasferta. Domenica speriamo di arrivare almeno a 7.000. Un saluto a te, Ivano, e ai tuoi ospiti.
Maurizio Bonifazi. Ma 7.000 non ci non possiamo fare, massimo 6.500. Non mi ricordo la capienza dei distinti B, 2.5? No. Nemmeno, mi sa. No, 2003 circa, distinti B e Curve Est, quindi 4.6. 4.6. Poi tu mi dici questa cosa della giustizia della Nord che non sapevo. Sì. E quindi 6.000. 6.000. Contro il Pavia eravamo 5.400, rischiano di non bastare, 6.000 sì, posti, di non bastare. Anche perché arriva il Sorrento, certo. Chiaramente escludendo la San Martino, la San Martino è la ma secondo me 6.000 posti rischiano di non bastare. Maurizio Bonifazi, ciao Ivano, volevo porre a te e ai tuoi ospiti una domanda partendo da uno dei dogmi sbagliati del calcio. Si dice che un allenatore possa contare sul rendimento di una squadra per non più di un 20-25%, ma io credo che ci siano tanti esempi nel calcio che questo dogma lo smentiscono, e Toscano è uno di questi. Furia agonistica, fame e personalità si tramutano sul campo in velocità, verticalizzazione e sistema di gioco organizzato. Gli stimoli giusti fanno il resto, non è trasformato rispetto al passato nell'esempio tangibile. Toscano, secondo me, come alcuni grandi tecnici, incide per un buon 60-70%. Ma la domanda è, ce lo porteranno via? E se sì, fra quanto? Io mi auguro che nei salti di categoria che il mister merita e farà, porti le fere con sé. Un saluto a te e ai tuoi ospiti. Poi c'è un messaggio per Luca, sempre di Maurizio Bonifazi. Giovannetti è uno come di quei giocatori che calpestano le serie minori. Lo vedi giocare e poi ti chiedi, ma questo come mai non fa la Serie A? E quindi Luca, questo è un bel complimento. Grazie. Un bel complimento. Allora, percentuali di che, in cui incide Toscano, che ieri praticamente ha detto no, non è merito mio. Abbiamo fatto un bel siparietto con Luca Marchetti, proprio intervistando Toscano a Radio Galileo. Diceva no, il merito è dei ragazzi, Luca insisteva, e lui ugualmente praticamente ha detto... Allora, il merito di Toscano in che percentuale sta? Ma Toscano 50%, 50 e 50. Perché poi se non hai giocatori che non ti seguono, lui è un ottimo tecnico, un ottimo motivatore, ma anche dei giocatori che lo seguono in maniera eccezionale. E per quello che riguarda il fatto... Beh, questo lo chiediamo a lui. E dice, ce lo porteranno via? E se sì, fra quanto? Ahimè. Certo, Bronzetti non è stato molto rassicurante da questo punto di vista, però non pensiamo a queste cose. Io voglio augurarmi che l'anno prossimo Toscano sia ancora solo panchina rosso-verde, perché questo significherebbe che siamo approdati in B. Perché è evidente che se dovessimo... malauguratamente fallire l'approdo al torneo cadetto, magari, che ne so, arrivando nei playoff e perdendoli, e ogni gesto apotropaico è consentito. Apo? Apo? Cioè praticamente sarebbe un caffèrro. Esatto. Per altri magari. Esatto. Altre cose però. E quindi in caso di mancato approdo in B è chiaro che Toscano spiccherebbe il volo verso altre categorie più prestigiose, insomma. Ecco perché dico, speriamo che Toscano l'anno prossimo sia allenatore della Ternana, perché questo significherebbe che siamo in B. Allora, come tutti i lunedì, diciamo, ora erano due settimane che non lo facevamo perché il campionato di rugby era fermo, diamo spazio ad altri colori rosso-verdi, ovvero ai draghi della Central Model Tennis Rugby, che ieri hanno battuto il rugby Foligno. Vedremo la sintesi e poi ascolteremo le dichiarazioni del tecnico, un 8-9 minuti circa, quindi dedicato al rugby, questo sport emergente. Del resto una società, credo, come il Terni Rugby meriti sicuramente la considerazione anche di coloro che sono tifosi della Ternana, perché indossano gli stessi colori e mi sembra che la mentalità dei giocatori del rugby di oggi sia anche la mentalità dei giocatori della Ternana di oggi. Quindi c'è un bel accostamento sicuramente tra le due formazioni. Le immagini sono di Gianmarco Nevi, che ha curato anche il montaggio, per cui Dario Birighi, possiamo far partire questa sintesi e poi torneremo insieme per altre situazioni. Dobbiamo vedere la sintesi di Foggia Taranto, non so se vedremo un Benevento Avellino, ma non ci interessa. Facciamo solo Foggia Taranto, ci limitiamo. Bene, linea alla regia, ci rivediamo fra una decina di minuti.
quarta giornata del campionato di Serie C Elite di rugby, la Central Motor Terni di nuovo davanti al proprio pubblico sul campo Don Bosco del Via Nanni del quartiere Polimer, affronta nel derby odierno i Falchetti del Foligno. Andiamo subito a dare lettura delle formazioni. I Draghi Rossoverdi si schierano con Cardinali estremo, Francesco Giorgini e Galassi ali, i fratelli Canulli, Jacopo e Michele tre quarti centro, Frittella rientro, mediano di apertura Antonini, mediano di mischia Battisti, il numero 8 Borghetti e Lausi, Michele, i flanker in seconda linea Alberto Lausi e Giovenali, in prima linea Diamanti, Stefano Novelli, i piloni e Natalini e il talonatore. Il Foligno risponde con De Santis estremo, Spaziani e Michelini le ali, Masile De Sosa tre quarti centro, Quagliani e Tacchi sono i mediani, Della Vedova il numero 8, Nali e Marconi flanker, Taraddei e Proietti le seconde linee, Lunghi e Pisani i piloni, Lombardi il talonatore. Si parte il drop d'inizio di Foligno con De Santis, il calcio esce direttamente. Ancora su Jacopo, no? Corta su Giovenali. Siamo quasi fuori la linea dei 22, un colpo. Ancora Natalini, sfondamento di Natalini, perde il pallone, ma il possesso è sempre rosso-verde, sì. Fuori per Lausi. Lausi, va via verso la linea di meta, si ferma all'altezza dei 22, perdiamo poi il pallone. Fischia ancora il direttore di gara. Il vantaggio è nostro, il possesso è nostro. L'arbitro dichiara una meta tecnica per il Terni a causa di un fallo sul costante avanzamento dei Draghi a ridosso della linea dei 5. No, Mauro Antonini calcia facile in mezzo ai pali, mette due punti. A lottare contro questo tentativo di maul di Foligno, brutta palla trasmessa, il numero 10 Quagliani riesce comunque a tenerla in piedi, ancora un placcaggio di Marco Diamanti e rubiamo la palla con Galassi, c'è il sostegno di Cardinali che va in meta, seconda meta dei Draghi. Tommaso, grande intercetto di Galassi e grande sostegno di Cardinali. Battisti gioca con Giovenali, poi fuori Antonini per Frittella. Frittella che allarga, abbiamo la superiorità e adesso ci andiamo in meta con Lombrigo. Cardinali che va a schiacciare in mezzo ai pali, grande azione. Grandissima azione di Terni, Bimbo Battisti che rompe due placcaggi e porta avanti il pallone, dopodiché passaggio da tutta l'altra parte del campo, Lombrigo trova il corridoio giusto e schiaccia la terza meta. Fine primo tempo, allora i Draghi in vantaggio per 19-0, meta tecnica al quinto, trasformata da Antonini, meta di Cardinali al 18esimo, trasformata da Antonini, meta di Cardinali al 36esimo, non trasformata, tra poco per la seconda frazione. Belle botte in questo raggruppamento, teniamo noi il possesso, sì, Frittella, grande accelerazione di Fritz, grande passaggio
per Jacopo Canulli, grande riciclo per Francesco Giorgini, grandissima meta, bellissima meta, bellissima azione, Tommaso al volo. Bellissima l'azione, palla che vola veloce, Frittella che trova il buco e Giorgini che alla fine lo va a prendere sul riciclo di Canulli. Continuiamo la telecronaca, grande buco trovato da Jacopo Canulli per Michele Laussi che va a schiacciare in mezzo ai pali, quinta meta dei Draghi. Terni prende palla da una rack, i passaggi sono veloci, un giocatore supera la linea del vantaggio, a quel punto è tutto facile, Michele Laussi arriva in corsa e va a schiacciare in area di meta, la quinta meta dei Draghi. Grande prova oggi, veramente davvero bellissima la partita di Jacopo. Oggi giochiamo veloce, la mettiamo in cassaforte con Bimbo Battisti, però messa a terra Francesco Giorgini e Michele Canulli. Mette il turbo la bestia, che azione! Meta! Michele aveva cercato più volte lo sfondamento in questa partita, due o tre volte fermato al ridosso veramente della linea di meta e adesso ci è riuscito, un'altra percussione, rompe due placcaggi e alla fine riesce a schiacciare la palla ovale oltre la linea di meta. Ternano era il 2005, c'era chiaramente Alessandro Betti, insomma c'erano anche altri protagonisti di adesso. Giorgini, altra meta. Cattivissimo con il fratello che era libero, Francesco non molla la palla e va lui a schiacciare in meta. Qui al campo Don Bosco del quartiere Polimer, Lorenzo Pulcioni e Tommaso Foschi vi salutano e vi ringraziano, vi danno una cortese e gentile buona serata, vi danno appuntamento Tommaso ovviamente per le prossime partite della Central Motor Terni Rugby, sempre con Tele Galileo, sempre con le riprese dell'ottimo Gianmarco Nevi. Diciamo Mauro, insomma oggi è una partita proprio di grande intensità, risultato punto di bonus acquisito già all'inizio del secondo tempo, poi dopo non vi siete accontentati ma avete continuato ad attaccare,
grande gioco alla mano, mai buttato via il pallone, grande velocità di trasmissione. Ma oggi abbiamo finalmente abbiamo cercato quello che ha raggiunto l'obiettivo che cercavamo da un paio di settimane. Innanzitutto stavamo scalpitavamo perché sono due settimane che stiamo fermi e avevamo tanta voglia di giocare. Col Foligno io ovviamente è la mia prima partita in assoluto contro Foligno e mi hanno detto che era molto sentita, ma credo che oggi qualsiasi squadra magari contro la quale giocavamo l'atteggiamento sarebbe stato lo stesso. Avevamo bisogno di concretizzare, di dimostrare che eravamo capaci di concretizzare tutto quello che producevamo, cosa che c'era mancata nelle partite precedenti. Finalmente siamo rimasti tranquilli, calmi e siamo riusciti a concretizzare tutto quello che in maniera positiva tutto quello che abbiamo creato. Io sono veramente contentissimo dei giocatori, sono entrati tutti i 22 che stavamo, i 7 che stavano in panchina hanno dimostrato veramente di non demeritare assolutamente rispetto a quelli che stanno in campo e questo può essere l'unico atteggiamento per poter avere un alto livello, per poter comunque lavorare con una qualità veramente alta. Ho visto stamattina, la giornata è partita veramente nel migliore dei modi, perché stamattina abbiamo visto giocare l'Under 16 e ha dimostrato anche loro nel secondo tempo di tirare fuori quell'atteggiamento che deve essere una dominante, un denominatore comune per tutte le squadre del rugby Terni. Tanta gente veramente... Ti interrompo perché ti volevo chiedere proprio questo. Tantissima gente assiepata dietro alle reti di recinzione, ma non solo adesso la partita che si è appena conclusa della vostra squadra, ma insomma sin da stamattina, diciamo che questa nuova casa, a parte il bel tempo che fin qui va sempre accompagnato, vi porta in dote anche un seguito importante, no? E questo vi dà una spinta ulteriore. Io magari dico parole che potrebbero sembrare di circostanza, ma veramente così non so. Io sto trovando veramente un clima bellissimo. Mi ero preparato in testa magari di fare delle riunioni pensando che ovviamente il pubblico, ma gli stessi dirigenti del rugby Terni, magari li pensavo più come tifosi, no? Come tutti quelli neofiti che iniziano a seguire o nella crescita di un club. Magari pensavo che avremmo dovuto fare riunioni sotto questo aspetto, invece veramente sembra come se fossimo arrivati al culmine di un anno di lavoro, di incontri. Cioè, invece siamo solo all'inizio. Siamo solo all'inizio e questa è la cosa veramente più positiva, perché ne sono veramente convinto e non è retorica, ma credo veramente che possiamo creare un qualcosa di bello. I presupposti ci sono tutti, gente, posto, giocatori, mamme, tutto intorno, tutta una città che si muove. Io sono veramente contento, veramente tanto, tanto contento della positività nell'aria che si respira. Questa è la cosa più bella che c'è. Grazie, allora in bocca al lupo. Insomma. Grazie. Bene, grazie quindi anche a Lorenzo Pulcioni, al tecnico Mauro Antonini. Abbiamo altre due interviste, però queste altre due interviste le proporremo nel programma Non ci giochiamo tutto adesso, nel programma di venerdì sera nel corso del Non Solo Calcio. Complimenti per la vittoria, complimenti anche per lo splendido campionato che stanno portando avanti i ragazzi della Central Motor Terni Rugby. Volevo farvi vedere un cartello, perché questo cartello dimenticavo, per quanto riguarda la Central Motor Terni Rugby, domani sera a Telega e Leo ci sarà la telecronaca dell'intero incontro della vittoriosa partita contro il Foligno. Un cartello perché mercoledì sera parte un nuovo programma Telega e Leo, alle ore 21 ci sarà un programma dal titolo Il Campidello per i Giovani. Eccolo, inquadrata anche la pagina pubblicitaria che sta praticamente girando sul nostro roll. È un programma in cui verranno presentate le squadre del settore giovanile del Campidello, ma settimana dopo settimana, quindi puntata per puntata, verrà affrontato un tema attinente a quella che è la crescita dei ragazzi. Quindi si parlerà di alimentazione, si parlerà di come venire fuori da qualche problema fisico, come comportarsi in campo, qual è il comportamento che bisogna avere nei confronti del direttore di gara, tutti i rapporti con i genitori, insomma tutte cose che verranno esaminati, tutti i temi che verranno esaminati nel corso di questo programma che andrà in onda il mercoledì sera alle ore 21 su Tele Galileo con replica il giorno successivo alle ore 14. Questa settimana insomma si farà un po'
la storia del, del Campidello e perché appunto il coinvolgimento del Campidello con il settore giovanile e quali sono stati diciamo, i risultati che sono stati conseguiti in questi anni. Quindi mercoledì sera vi aspetto sempre qui a Telegaleo alle ore 21 per questo programma Il Campidello per i giovani. Allora, siamo nell'imminenza di presentarvi il Sorrento, però prima qualche altro messaggio perché sono tantissimi, mi scuso, forse qualcuno non riuscirò a leggerlo perché è davvero tardi. Marco Gallinaro, e con questo abbiamo sfatato anche il Brianteo di Monza, grande Ternana, è passato un terzo di campionato ed ora lo possiamo dire che i nostri giocatori meritano ampiamente il primo posto in classifica con 27 punti in 12 gare, è quasi un record. Credo che a molti giocatori vada stretta la C1, soprattutto a Pisacane, che è un muro invalicabile in difesa, e anche Bernardi, che da quando è rientrato dalla qualifica è stato devastante sulla fascia, e Sinigaglia che incomincia a carburare, e poi tutti gli altri, compresi quelli entrati nel secondo tempo, che sono le fere che volevamo. Adesso contro il Sorrento andiamo in 10.000 a tifare come 10 anni fa, però come abbiamo detto questo non sarà possibile. Roberto Ceccarelli, ciao Ivano, ieri ero a Monza, vivendo a Milano dopo 5 lunghi anni, derby persi 2-1 a Perugia nel 2006, ho rivisto finalmente le mie fere, quelle vere, squadra perfetta per lunghissimi tratti, l'unico appunto, se così si può chiamare, è a volte la concretezza sotto porta. Ieri potevamo chiudere un risultato ben più rotondo per il numero di occasioni create. Comunque, che dire, dopo lo spettacolo di un recente passato stentavo a credere ai miei occhi e sono ritornato indietro di svariati anni. Crediamoci fino in fondo, ci possiamo togliere finalmente delle belle soddisfazioni. Buonasera a te e ai tuoi ospiti. Grazie a Roberto, quindi vive... Ah, mi dice che ieri voleva venirmi a salutare, ma stavo parlando con Mario Breta, ma potete tranquillamente venire. Sandro Campilli, buonasera Ivano, che dire, siamo a mio avviso i più forti in senso assoluto. L'unica preoccupazione può essere il palazzo, ma credo che le fere... Credo che le fere siano più forti anche di lui. Il Taranto ha rubato, dice che c'è stato praticamente un calcio di rigore non concesso al Foggia, ma poi andremo a vederlo. Longhi Stefano, ieri ho visto proprio una bella prestazione della delle fere al Brianteo, l'unica nota negativa è che non capisco perché se uno è residente in una regione al di fuori dell'Umbria, nel mio caso sono residente in Lombardia, ed ha la tessera del tifoso, non posso andare a vedere la partita in curva ospiti, devo pagare di più e devo stare vicino ai tifosi di casa, forza fere comunque. È una considerazione giusta, fa la tessera del tifoso anche se sono residente a Milano, vado nel settore ospiti. Purtroppo non è così, fra le altre cose, una cosa, ieri credo che a Monza siano entrati anche coloro che non avevano la tessera del tifoso, perché altrimenti sarebbero andati, oppure erano tutti residenti a Milano, quelli che, o a Milano e dintorni, quelli che erano in tribuna. In tribuna laterale. Daniele Lucentini, un fine settimana stupendo. Vabbè, la situazione in casa, la situazione Berlusconi. Ternano una bomba, ci mancava solamente che i politici si mettessero tutti. Però, come si dice, non si può avere tutto dalla vita, forza fere. Marco Bernabei, ciao Ivano, buona serata a te e ai tuoi ospiti. Ieri abbiamo visto, se qualcuno avesse ancora dei dubbi, che siamo una grande squadra, abbiamo un grande allenatore, non voglio esagerare, ma così la B non ce la toglie nessuno. Purtroppo anche ieri c'è stato tolto un rigore solare, lo stesso al Foggia nel derby con il Taranto. Vabbè, oramai ci siamo abituati, siamo più forti anche di questo. Domenica tutti allo stadio per battere il Sorrento, sempre e solo forza Ternana. Cristina Poglioni, finalmente grandissimi. Cristiano Gregori, dico solo una cosa, sì all'entusiasmo, ma mi raccomando stiamo con i piedi per terra. Scusate, visto che a Terni spesso si passa da un'estremità all'altra, cerchiamo il giusto equilibrio, la sintonia con la squadra e giochiamoci questo campionato fino alla fine senza dimenticarci mai che noi non siamo partiti per ammazzare il campionato, che la strada è lunga e tortuosa e flessioni anche consistenti potrebbero capitare. Facciamo gli scongiuri, però è una considerazione giusta. Lì dovremmo essere uniti per cercare di superarle senza danneggiare l'ambiente e l'armonia che si sta creando giorno dopo giorno, avanti Fere, avanti Terni. Credo che le considerazioni che stiano di Gregori siano giuste e quindi vanno sottolineate e sottoscritte. Riccardo Brizzi, ciao Ivano, ormai non ci sono più aggettivi per descriverli questi ragazzi. Ci hanno riconquistato la loro voglia di giocare e lottare su ogni pallone e correre fino al 96esimo. Poi ce la rimeritiamo tutta questa felicità dopo 7 anni di tribolazioni per domenica tutto allo stadio, forza fere. Samuele Servi, ciao Ivano, dopo aver fatto i complimenti meritatissimi alla squadra toscana, direi di farli anche ai tifosi, rimasti in città attaccati alla radio e a quelli, tra i quali anch'io, che hanno fatto più di 1000 chilometri per aiutare la Ternana, forza fere.
Giusta considerazione anche questo, anche noi siamo vicini a coloro che erano a Monza. Diego Benedetti, we are back, grazie ragazzi. Alessandro Nibaldi, io caro Ivano sono senza parole, ieri stavo a vedere la partita dello Sporting e con l'auricolare a sentire dopo varie imprecazioni è arrivato il gol, in parecchi abbiamo strillato, questo sta a dimostrare che la voglia di fere sta tornando in tutti i Ternani, bambini anziani, adulti e ragazzi uomini e donne. Questi ragazzi stanno facendo un vero e proprio miracolo e poi ieri sera al Garden, solo noi Ternani possiamo fare cose del genere. Allora, ci fermiamo un attimo perché c'è la possibilità di sentire da Luca questo Sorrento, come gioca e quali sono gli elementi più rappresentativi. A te Luca. Il Sorrento è sicuramente una delle squadre migliori del girone, addirittura secondo molti addetti ai lavori era la forza numero uno accanto al Benevento e davanti a Taranto e Ternana. Io non so se sia proprio così, credo che comunque sicuramente il Sorrento sia fra le tre squadre più forti del torneo. Ecco, io credo che sulla carta abbia poco da invidiare a Ternana e Taranto, anche se in questo momento è attardata in classifica perché ha 21 punti, in parte per lo scivolone casalingo di ieri contro il Lumezzane, maturato anche in circostanze piuttosto rocambolesche, in parte perché ha subito una penalizzazione di 2 punti per un illecito relativo a tre anni fa, insomma, 3 o 4 anni fa. E quindi il Sorrento di fatto sul campo di punti non ne avrebbe conquistati 21, ma 23. È una squadra molto temibile, soprattutto in avanti, dove ha giocatori di esperienza, pratica un 4-2-3-1 a trazione anteriore, tra l'altro si avvale di un allenatore molto preparato sul piano tattico come Sarri, che prepara minuziosamente le partite un po' come Toscano e che è molto attento anche in allenamento alla esecuzione delle palle inattive. Quindi dobbiamo essere molto attenti. Secondo me ha una difesa non eccelsa il Sorrento. E a mio avviso perforabile se i nostri attaccanti saranno in giornata di vena. In mezzo però hanno 2 giocatori importanti come Armellino e Camillucci, Ternano Doc, ex Alessandria. E in avanti hanno 3 mezze punte, o meglio 2 mezze punte sugli esterni e un centravanti di ruolo che si è riciclato nel ruolo di rifinitore, parlo di Ginestra, ex Rossoverde. Davanti a lui il centravanti è Scappini, altro ex Rossoverde, molto più recente, ma secondo me sono molto temibili i 2 attaccanti di movimento che giocano sulle fasce, che sono Croce e Bondi, anche se poi Carlini è un cotitolare a tutti gli effetti. Quindi lì in realtà loro hanno 3 titolari alla pari per 2 ruoli. Inutile dire che dalla cintura in su il Sorrento incute timore. Ripeto, è una squadra che secondo me è perforabile in difesa, ma che in avanti è molto molto pericolosa. È una brutta gatta da pelare. Speriamo che riusciamo a venirne a capo, insomma, con l'aiuto dei tifosi che credo accorreranno sicuramente numerosi domenica allo stadio. Riccardo Maurini, buonasera Ivano, la tua frase pubblicata oggi su Facebook racchiude totalmente, ovvero Ternana, aspetta che avevo scritto. Sei splendida, come hai scritto? No, semplicemente splendida. Questa frase si riferisce, racchiude totalmente la Ternana di quest'anno, sia semplicemente splendida. Si può senza dubbio affermare che quello che ci resta da fare è goderci le soddisfazioni che la compagine Sottoverde continuerà sicuramente a regalarci durante il proseguimento del campionato. Questa è la stagione della Ternana, noi ce la auguriamo, e tutto ciò si può anche desumere dal fatto che quest'anno neanche la Cabala può nulla contro le fere. Infatti ieri i Rossoverdi hanno vinto al Brianteo di Monza, quest'anno hanno vinto anche ad Avellino e a Taranto, campi solitamente avversi e teatro di ripetute sconfitte nella storia calcistica del sodalizio Rossoverde, e nel calcio la Cabala conta e anche parecchio. Io comunque continuo a sognare una Ternana formato Chievo-Verona, chissà, nel calcio tutto può accadere. Caravano, ti saluto e auguro a te e ai graditi ospiti in studio una buona serata. Lorenzo Marchetti scrive: buonasera Ivana, a te e ai tuoi ospiti. Ennesima prova convincente, tra un po' toccherà fare una statua a Toscano, magari la mettiamo al posto della canna da pesca della rotonda dello stadio. Ieri non sono partito ma sono stato al Garden, 300 innamorati aspettavano il ritorno del loro grande amore, uno spettacolo, una dimostrazione d'amore come poche mai viste. La Scolani hanno provato a seppellirci, ma non ce l'hanno fatta. Ah, ho capito. Un po' scrittum. Hai visto che ora un gemello del destino lavora come giornalista opinionista su un quotidiano online e si occupa di Lega Pro?
Sinceramente non so. Magari se me lo spieghi meglio, magari con un messaggio a parte, vediamo anche domani. Stefano Marinelli, anch'io ieri sera ero al Garden, è stata una serata da brividi che non vivevamo da troppi anni. La squadra ha fatto una prestazione superlativa, non ci scordiamo che il Monza qualche settimana fa ha perso a Taranto al 93esimo, avanti così contro tutto e tutti, saluto a te e i tuoi ospiti, forza Fere. Maurizio Seri, ciao Ivano, la Teranna Monza è stata bella e contrariamente alle gare con Lumezzane alle spalle anche molto concreta. È una squadra solida che consegue ottimi risultati il gioco, tramite il gioco, ma tutto questo sembra non essere gradito a qualcuno in Umbria che domenica sera non soltanto ha mandato il servizio della partita ma non ha fornito neanche una spiegazione riguardo il motivo per cui non lo ha fatto. Vabbè, parla di professionalità che evidentemente difetta, parla che noi non li deludiamo mai, e mi aveva invitato a raccontare la prima vittoria della Teranna a Monza. Detto fatto, ti ringrazio, è stato un facile profeta, un buon profeta, un saluto a te e ai tuoi ospiti, sempre forza ferro. Luciano Mancinelli, finalmente una Teranna prima della classe, complimenti al mister. Marco Brecolini, grazie ragazzi, grazie mister, ho fatto 1000 chilometri ma ne è valsa la pena. Poi di corsa al Garden, ad aspettare il pullman, è stato bellissimo vedere tutta quella gente in festa, siamo tornati da Iefere. Allora, Ivano Santini, Ivano mio, che te devo dire? Della cena di Morigoni non se ne può parlare perché non vuole spendere, del pellegrinaggio di fine campionato non se ne può parlare per scaramanzia. Di che vogliamo parlare? La squadra gioca da Dio, l'allenatore è uno scienziato vero, i giocatori li riconosco pure se li vedo senza numero sulla maglia, che noia. Quanto mi mancano quelle belle squadre con 16 laterali destri, quelle belle partite passare a lanciare palla lunga a Tozzi Borsoi, quegli allenatori nascosti dietro le piante in incognito, quei comunicati stampa con le A senza H, ce ne erano parecchi, ce ne sono stati, quest'anno non capita. No, direi proprio di no. A parte gli scherzi, vedere le tue trasmissioni di quest'anno, allegre e positive, e paragonarle a quelle degli anni scorsi, quando sembravate messi lì per forza, è tutta un'altra cosa. E quando ti telefono che siete sulla strada di ritorno, magari a 600 km da casa, quest'anno vi invidio. Un abbraccio a tutti voi. Prendi la domenica, prendi la macchina e fai i 600 km come li facciamo noi, che andate e ritorno sono 1200. Mirko Briscola. Ah, ho capito tutto. Lorenzo Marchetti, sì. Beh, è un grande, quel collega opinionista. Mirko Massarelli, squadra e tifoseria di un'altra categoria. Claudio Caponi, le ferie di quest'anno assomigliano alle ferie della promozione in C1, con Lucinghiale al timone e mi sembra che caratterialmente un po' assomigli Toscano. Ne abbiamo parlato prima. Fabrizio Astolfi dice superlativi, Stefano Pergolari belli da morire, Marco Barcarotti, cari Ivano un saluto a te e ai tuoi ospiti, io credo che la cosa più bella di ieri al di là della vittoria sia l'accoglienza della squadra, ritorno da Monza. Io c'ero e ho ancora negli occhi lo sguardo stupito dei giocatori nel pullman, erano veramente stupiti da tanta e tale passione, finalmente dopo anni di sofferenze possiamo essere orgogliosi di una squadra che merita tutto il nostro amore, non dimentichiamo mai da dove veniamo, solo 4 mesi fa eravamo in C2, con una tifoseria lontana dalla Ternana, chi lo avrebbe mai detto? Continuiamo così e domenica liberati deve essere completamente rosso-verde, forza Fere. Un altro messaggio, Matteo Rinaldi, grande Ternana, grande gioco, massimo impegno, spirito di sacrificio, voglia di vincere, grande allenatore, così si arriva lontano. Ciao Ivano, buona trasmissione. Gli ultimi due, Lino Lasca, questi ragazzi e tutto il gruppo di lavoro meritano davvero di essere chiamate Fere. Poi ho scritto, Ivano, ma chi è che scrive le pagelle su un quotidiano? Oggi su Ambrosi ha scritto il capitano biancorosso. Dice, ha fulminato, può capitare, no? Nel senso, nella concitazione dello scrivere. Non è che si voglia giustificare tutto, però può capitare. Paolo Lancia, ciao Ivano, buonasera ai tuoi ospiti. Che dire, vorrei non svegliarmi da questo sogno, l'unica nota suonata di Domenica Fantastica. Va bene, anche qui, perché verso chi non ha trasmesso le immagini. Ho aspettato il vostro ritorno per vedere le immagini. Grazie ancora per il servizio che fornite, puntuale e professionale. Un abbraccio sincero a te, Ivano, a Luca e a Maurizio. Un abbraccio. Grazie anche da parte nostra. Cristiano Angeli, grazie di cuore a questi ragazzi che stanno riportando entusiasmo e vitalità a tutti i tifosi rossoverdi dopo anni di cocenti delusioni e latitanza.
che ogni domenica sia festa a Liberati ricordando i vecchi tempi. Grazie e buona trasmissione. Fabio Marrocolo, la forza di questo gruppo è la base di giocatori seri, è un grandissimo allenatore che sa come gestire i momenti di difficoltà, vedi le due partite precedenti, in maniera perfetta. Litteri, Pisacane, Nolè, Miglietta sono giocatori su cui deve puntare il mister, che fanno la differenza. Forza, forza Fere. Riccardo Conti, io però non dimenticherei un po' tutti gli anni, perché tutti sono, direi, protagonisti. È difficile stilare graduatorie di merito. Tutti i protagonisti sicuramente di questo momento felice della Ternana. Voglio dire, e visto anche l'aiuto vicendevole che si danno i giocatori, credo che sia da annoverare. Poi c'è magari quello che gioca meglio, quello che gioca un po' meno bene, però tutti siano degni sicuramente di essere presi in considerazione. Riccardo Conti, dopo 12 giornate sto finendo le parole per definire questa squadra fantastica, fatta di gente fortissima, la città non ha più scuse, forza Fere, tutti allo stadio. Valerio Poggiani, la serata che ho vissuto ieri al Garden al ritorno della squadra mi ricordava tanto il ritorno dei rossoverdi dopo la trasferta di Fano, che sancì la promozione in C1 nella stagione 96-97, e il ritorno della finale di Ancona l'anno dopo, che sancì la promozione in B. In pratica emozioni che non vivevo più da ben 14 anni, e pensare che ieri eravamo solo alla 12ª giornata di campionato. Alessio Ricci, grande le Fere, e doveva finire 4-0 minimo. Riccardo Conti, vabbè, mi fa una domanda. Michele Mattioni, questo lo cancelliamo subito. Michele Mattioni lo eliminiamo dal commento e lo eliminiamo anche dagli amici. Lorenzo Carlini, questa squadra merita il migliore Liberati, sarebbe troppo chiedere in curva est il mitico striscione Freak Brothers se lo sballo continua? Su questo mi sembra ci sia una disputa abbastanza forte, ma non credo ci siano le possibilità. Luca, quali sono quelle che... Ma escludo che possa accadere questo, perché c'è una posizione a mio avviso rispettabilissima da parte che i Freak Brothers non si sono mai sciolti ufficialmente, ma dal 2007 al 2010 sono stati avvicendati, per così dire, in curva est dagli Ultras 07. Sebbene ribadisco, per quanto mi consta, i Freak Brothers non si siano mai ufficialmente sciolti. Poi, se dicono un'inesattezza, invito chiaramente chi è più informato di me a correggermi e ne prenderò atto. Al di là di questo, anche gli Ultras 07 hanno deciso di non venire più allo stadio, o quantomeno di non esporre i propri striscioni per protesta contro la tessera del tifoso. Anche ieri, tra gli stendardi dei 300 tifosi circa che aspettavano la squadra al Garden, ce n'era uno che recitava "io non mi tessero". Quindi probabilmente parecchi ragazzi di questi gruppi allo stadio fisicamente ci sono e fanno tifo e portano le sciarpe e le bandiere, ma una rappresentanza, come dire, ufficiale, formalizzata con tanto di striscioni è da escludere finché vige questa normativa, e quindi è da escludere perché non credo che questa normativa sia in alcun modo revocabile, per cui ecco, questa è irrealizzabile. Un saluto a Lorenzo Carlini. Andrea Cruciani scrive: la pelle si alza, il cuore tiene di 300 orari, vista annebbiata, ma si vede bucare il pulma dalla curva del termometro. L'odore nostalgico e affusolante delle torce accompagna come una colonna sonora incalzante, il ritmo cresce e la gente corre. La folla esplode, il boato trema dentro il petto, c'è davanti a noi qualcosa che nemmeno Dio può controllare, il delirio di 300 denari, brividi in via Bramante. Bello. Andrea Cruciani, c'è scritto anche Filippo Brusculia, non so chi l'abbia scritto, però... Passiamo a Jacopo Pernini. Ternana splendida, siamo i più forti e ci meritiamo la Serie B. Vedo che la Lega Pro non abbia intenzione di mandarci in B. Ce l'hanno dimostrato con degli arbitri che non fischiano rigori nettissimi per le Fere. Continuiamo così, facciamo vedere che le Fere sono forti anche se siamo in svantaggio. Forza Fere, torniamo a gridare Forza Fere e insieme allo stadio. Siete fantastici. Daniele Rompietti, vorrei spendere due parole per Nolè, ho sentito e letto qualche piccola accusa di egoismo nei suoi confronti nella partita di ieri, io però dico, quando sta così in forma mettetelo in campo e ditegli fai quello che ti pare, del resto il gol di Sinigaglia è il suo, saluto a tutti anche se vi vedrò su YouTube, spero presto. Infatti Sinigaglia è andato ad abbracciare Nolè. Sì, vuol dire, ma
a un certo punto non è un'accusa, non è una critica, se a un certo punto fa fuori 4-5 uomini all'uomo smarcato, invece di passargli il pallone e tirare a rete, è normale che uno dica un pizzico di egoismo in meno. Matteo Carobelli, ci avevano dopo le due partite un po' sottotono, ho visto una grande Ternana, forse la migliore dell'anno, e domenica 8.000 persone, dimenticatevele, ma per motivi logistici. No, perché a occhio e croce, se non riaprono un altro settore e se la Nord, come dicevi tu, ha un'agibilità parziale, i posti disponibili per i Ternani, esclusa la San Martino che è riservata ai tifosi ospiti, sono circa 6.000, ma forse 5.900, 6.000 scarsi, a meno che o si risolve il problema della Nord, che potrebbe comportare altri 700-800 posti in più, sempre alla Nord, oppure viene aperta un'altra curva, perché sennò allo stato attuale i posti disponibili sono 6.000 e secondo me non basteranno domenica. Allora, Alessio Carna, io vorrei dire che in questo momento stare a fare polemiche mi sembra davvero incredibile. Comunque lo leggo, per non essere tacciato, voglio dire di scartare quei messaggi che... Senza parlare della partita vorrei sottolineare tre aspetti. Primo, di Ernesto che il Mourinho di Cardedo non si tocca. Secondo, stasera lo share di Notte Gol a livello locale non sta oscurando pure il Grande Fratello, ma non è questa la nostra intenzione. Terzo, di Gianluca che al Trizium, semmai a Monza contro il Trizium, 9 tifosi erano quelli con la tessera, ma c'erano altri, certo. E non valgono meno, anzi, certo, forza ferre. Fra l'altro, certo. È stato anche certo. Detto. Che... Erano in tribuna, certo. No, vabbè, noi parlavamo, allora, nel senso, ieri abbiamo conteggiato quelli in tribuna laterale perché erano riconoscibili con le sciarpe, eccetera, e quindi li abbiamo contati, ed erano 53, globalmente. È vero che con la Trizium c'erano altri 10-15 tifosi della Ternana, ed erano in tribuna, però... come dire, come spettatori di pari dignità, però voglio dire, non erano, come dire, riconoscibili ad esempio dei giocatori in campo. È chiaro che abbiamo... Ieri l'abbiamo riconosciuto perché abbiamo sentito, erano vicini a noi, quindi abbiamo sentito... Infatti i giocatori hanno salutato prima quelli della curva e poi anche quelli della tribuna, ovviamente, no? Quindi la pari dignità è ovvia, la ternanità è uguale, l'amore per la Ternana è identico, ci mancherebbe altro. Però se tu vai in tribuna e non hai segni distintivi, io come posso conteggiarti? Linea regia, quando terzo... c'era del Grande Fratello ci vorrebbe insomma... No, qui non è scritto bene, vuol dire, adesso non so, non si capisce se volesse o se c'è un nonno in più, questo non... Però vuol dire, noi facciamo il nostro, poi il resto ci interessa poco. La linea alla regia per la pubblicità e poi ci vedremo Foggia-Taranto. Intanto vi dico che il Pisa, scusa Dario un attimo solo, vi dico che il Pisa ha battuto il Pavia per 1-0. Vai! Hai mai prenotato le tue vacanze sotto l'ombrellone? E allora cosa aspetti? Corri alla Playa del Rio. Playa del Rio, la tua agenzia di viaggi. Vieni in un ambiente giovane e frizzante, pronto ad esaudire tutta la tua voglia di vacanza con la qualità dei migliori tour operator, quali Costa Crociere, MSC, Eden Viaggi, Vera Tour e tanti altri ancora. La Playa del Rio offre inoltre servizio di biglietteria aerea e navale, ottenimento visti turistici, viaggi di gruppo, last minute, liste di nozze. La Playa del Rio è sita in via del Rivo 155 a Terni. Info 0744-306921. Playa del Rio, uguale a te, diversa da tutte. A Terni, Silca Petrolia Gasolio Autotrazione Agricolo e Riscaldamento, Silca Petrolia Gas GPL per uso riscaldamento industriale, Silca Petroli per fornitura di gas in serbatoio in mini reti a contatore, per comuni, residence e comunità, per preventive informazioni 0744 300 200. Il piacere dei sapori genuini di un tempo avvolto dal calore di un focolare sempre vivo che ci accompagna anche durante le festività. Tutto questo è Alfio, la trattoria moderna che dal 1966 soddisfa i gusti di tutti i ternani nel rispetto della nostra tradizione culinaria. Carciofi fritti, coratella d'agnello, ciriola alla ternana e specialità di carne alla brace abbinate con corposi e profumati vini locali conservati nella nuovissima cantina a vista della sala superiore. Da Alfio le famiglie sono sempre benvenute, il fantasioso Baby Meal è perfetto
per i più piccoli. Cosa aspetti a concederti una pausa gustosa? Alfio Trattoria Moderna è aperta tutti i giorni nel cuore della città, in via Galilei numero 4. Dal 1973 COSP Tecnoservice ha maturato esperienza e professionalità tali da farne una delle prime realtà italiane nel settore dei servizi integrati. Affidabilità, coraggio e lungimiranza di donne e uomini che hanno costruito questa azienda hanno consentito di superare i confini dell'Umbria. Oggi COSP gestisce 250 cantieri in 10 regioni. Abbiamo compiuto un percorso di sviluppo tenendo sempre ben presenti le dimensioni sociali ed etiche del fare impresa. Il fattore umano è la risorsa determinante per il futuro della nostra azienda, chiamata ad affrontare sfide impegnative. Ovunque e sempre, con tutta la voglia e le energie di chi vuole crescere e migliorare, puntando sulla qualità del fare sviluppo. Autoplus vi invita alla grande festa dell'usato, oltre 200 auto scontate fino al 30% sulle quotazioni di 4 ruote. Garanzia fino a 24 mesi e finanziamenti a tasso zero. Inoltre paghiamo in contanti il tuo usato e se vuoi riacquistiamo l'auto entro un anno. Dal 12 al 20 novembre, domeniche comprese, grande festa dell'usato presso il centro assistenza ed esposizione Autoplus di via Benuccia Maratta. Ti aspettiamo dal 12 al 20 novembre, il sabato e la domenica aperitivo e musica. Autoplus, l'occasione delle occasioni. SPA Italiana offre lavoro commerciale per sede Terni. Chiama o invia SMS al numero 338 9160166. Vita Group SPA. Ciao, sono Mauro. Nonostante l'età, anch'io ho trovato lavoro. Ciao, sono Giada. Vieni a lavorare con noi. Sono Marco e finalmente anch'io ho trovato lavoro. Ciao, sono Chicca e anch'io, nonostante la crisi, ho fortunatamente trovato lavoro. Sono Stefano Ambrosi, anche tu vieni a lavorare con me. SPA Italiana offre lavoro commerciale per sede Terni. Chiama o invia SMS al numero 338 9160 166. Vita Group SPA. Allora, ci dobbiamo scusare con Alessio Carna perché poi avevamo interpretato male la storia dello share di Notte Gol a livello locale e non. Sta oscurando pure il Grande Fratello, ma non crediamo, insomma. Quindi era un complimento, non era... Anzi, fosse stata una critica uguale, nel senso, dicevo, se ci avessero oscurato, non del tutto naturalmente, perché poi c'è fortunatamente chi vuol sapere di Ternana, non era un grandissimo problema. Michele Mattioni, siamo verso la fine. Ivano, siamo con entusiasmo a mille e era ora. Grazie ragazzi, diffidati con noi. Marcello Pardi, caro Ivano, questa squadra ha riconquistato la città, ha riconquistato la tifoseria che non aspettava altro da 7 anni di riesplodere come solo noi sappiamo fare. Quindi tutti quanti noi tifosi tiriamo fuori i vestiti della festa perché quest'anno puntini puntini non ci fermano più, puntini puntini, post scriptum, tocchiamo ferro. Filippo Angelici, beh, cosa dire di questa Ternana? Macina gioco, lotta vince e soprattutto onora maglia rosso-verde. Grazie ragazzi, ci state facendo tornare ai tempi d'oro, quando lo stadio era gremito e bisognava saltare il pranzo la domenica per prendere il posto a sedere. Poi vedere tutta quella gente che aspetta i ragazzi il ritorno della partita è una cosa fantastica. Grazie delle emozioni che ci state regalando. Dai Fere, dai Ivano. Poi Leonardo Bianchini per Luca, comunque Luque, se andiamo in B faccio io quello che hai detto allo stadio, quella volta contro il Taranto, te la ricordi? Il momento che fai cascata al terzo piano per ride. Me la ricordo Leonardo. Chissà che farà, insomma. No? Vogliamo vedere la sintesi di Foggia Taranto, poi andiamo a chiudere? Sì. Allora, linea passa a Dario Bri, che ringrazio perché anche stasera li stiamo facendo far tardi. Sono la bellezza di 3 ore che stiamo in diretta, però voglio dire, finché ci seguite, rinunciare ai vostri messaggi mi sembra anche scorretto, no? Non leggerli, quindi se li indirizzate, se li inviate, credo che sia corretto da parte nostra leggerli anche. A te la linea, Dario. Era il derby che doveva sciogliere i dubbi sulle effettive possibilità per il Foggia di puntare in alto. E sapevamo tutti che solo una vittoria le avrebbe fugati. Giornata rossonera, abbonamenti non validi, ma prezzi ribassati.
Il pubblico degno di un derby però non c'è stato. I rossoneri fino alla gara di oggi non avevano convinto e la sconfitta di Carpi ha spento notevolmente l'entusiasmo. Il Foggia poi ha perso ed ora, piuttosto che puntare in alto, deve necessariamente guardarsi le spalle. La cronaca. Squadre che si affrontano a viso aperto e dopo 5 minuti Molina prende applausi per un bello slalom, ma la sua conclusione è chiusa in angolo. Dopo 3 minuti è Antonazzo a mettere in corner un bel cross dalla destra. Chiaretti è un motorino inarrestabile, ma il suo tiro è debole a termine di un'incursione di Guazzo in area. Al 13° il Foggia fa Carechiri. Lanzoni frana e Sciaudone, tutto solo, non sbaglia davanti a Ginestri. La risposta del Foggia è affidata a Venitucci, ma il suo tiro è deviato sul fondo. Il Taranto va alla conclusione con Golombini che non inquadra la porta. Il tempo si chiude poi senza emozioni né occasioni per il Foggia, che va negli spogliatoi accompagnati dai fischi del pubblico. Nel secondo tempo Stringare inserisce subito Wagner e Giovio al posto di Bianchi e Tiboni, sempre più contestato dalla piazza. Ed è proprio Wagner a provarci subito, ma non in maniera pericolosa. Al nono è De Frella ad azzeccare l'angolo alla destra di Bremek, ma il portiere ex rossonero sfodera una parata da campione mettendo in angolo. Al 10° Venitucci si fa espellere per doppio giallo, riducendo l'organico della sua squadra. Il Taranto alleggerisce la pressione con una conclusione di Sciaudone, fermata da Ginestra. Wagner mette al centro un pallone sul quale non va nessuno e si grida poi al rigore su un sospetto tocco di mani in area tarantina. La squadra ionica chiude in attacco la gara. Per i rossoblu resta consolidata la seconda piazza. Per il Foggia ora il futuro è davvero buio e l'impressione è quella che l'organico, soprattutto in attacco, ha bisogno urgentemente di rinforzi. Eh beh, Dionigi credo che farebbe bene. Mi è sembrato, forse dovremmo vederlo a Viola, però. Ieri sera ho visto un'altra sintesi di Foggia Taranto, dove c'era l'episodio di cui parlavo prima della mancata espulsione. Allora, l'espulsione di Venitucci del Foggia è giusta, ok. C'era l'episodio della mancata espulsione di Rantier, che doveva essere, avrebbe dovuto essere sanzionato direttamente col rosso, se l'è cavata con un giallo, ha protestato con l'arbitro. Ha strattonato il giocatore del Foggia che aveva falciato, finché Diddeo lo ha portato via in maniera molto rude, facendogli capire che stava esagerando. Non avevo visto questo sospetto di rigore per il Foggia. Francamente mi sembra che il giocatore del Taranto abbassi la spalla destra per accompagnare il pallone con un gesto istintivo quanto volete, ma che di fatto c'è fuori dall'area di rigore. Secondo me gli estremi per il rigore c'erano, non l'avevo visto, mi sono guastato la serata. Ma questo è il rigore netto, mica si può dire. Dario, ce lo fai rivedere alla fine poi? Senza farcela vedere tutta la sintesi. Intanto io leggo gli ultimi 3 messaggi. Dobbiamo accontentare poi, magari in chiusura, un amico che ci ha scritto, adesso non ricordo il nome, voleva rivedere i gol della Ternana. Paolo Camillucci, ciao Ivano, voglio vedere i ragazzi vincere contro il Sorrento e venire sotto la curva a fine partita, quella è in assoluto la cosa più bella. Gabriele Braghelli. Ciao Ivano, Adenana vola, speriamo in alto, voi cosa ne pensate? Io penso positivo, ciao Ivano, sempre solo Forza Fere. Vabbè, abbiamo parlato per tutta la trasmissione. Massimiliano Di Filippi, Ivano, una cosa ce la devi spiegare, perché saresti dovuto fermare in motel e non su un banana autogrill al ritorno da Monza? Non ci fa, pensa male, vabbè. Autogrill, noi lo chiamiamo motel, se stiamo anche a sottilizzare anche queste cose, vabbè, un saluto comunque. Se puoi, Sandro Braghelli, grandissima voglia di fere, stiamo a volare, ciao Ivano, a te e i tuoi ospiti, speriamo, aspetta se non lo troviamo, a te e i tuoi ospiti, e ora è sempre Forza Ternana. Filippo Angelici, abbiamo letto, vabbè, abbiamo letto tutti quanti, quindi più di 100... messaggi ci siamo letti, poi ci sono altre 30-40 persone che hanno commentato positivamente il link. Hai a disposizione l'immagine? Ecco, un grande Dario ci fa vedere quella che era Il rigore netto. Mano netto. Se non è il rigore questo, mano netto, mano non, netto. È, non esistono più i calci di rigore. Beh. A posto. Va bene. Dice Luca, mi sono guastato la serata. Allora, io avevo visto un'altra sintesi, questa non l'avevo vista. Tra
Tra l'altro non ho letto sui giornali, ma questo è un rigore netto proprio solare, si abbassa proprio, accompagna... Che non si legga sui giornali... Vabbè. Allora quanti punti dovevamo stare adesso? Va bene, chiudiamo, chiudiamo. C'è il rigore, il discorso, il Foggia poi il rigore lo deve trasformare, però insomma chiudiamo. È un altro rigore negato ad una squadra che affronta il Taranto, dopo quello di Vercelli, quello di Foggia di ieri, che ripeto io non sapevo perché ho visto ieri su YouTube un'altra sintesi. E poi sfidando le ire del pubblico di Foggia che come sai non è tenero. Ah certo. Allora andiamo a chiudere, gentili amici, alla visione di Tele Galileo, questa puntata di Notte Gol lunghissima, 3 ore di trasmissione, tantissime cose però all'interno, un'intervista con Ernesto Bronzetti, telefonica, un caffè con Ambrosi, il quiz, le foto di Stefano Principi, la sintesi di Foggia a Taranto. La sintesi del rugby con l'intervista a Mauro Antonini, il tecnico del rugby, tanti messaggi, insomma, difficile chiudere prima. Io ringrazio Luca Giovannetti, buonanotte. Ringrazio Maurizio Morricone, buonanotte, anche ringrazio da anche Dario Brighi che ci ha guidato come sempre stupendamente dalla regia. Un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno scritto e a tutti coloro che ci hanno seguito anche non scrivendoci. E vi ricordo mercoledì sera la prima puntata della trasmissione Il Campidello per i Giovani, con ospiti in studio. Non mi resta altro che salutarvi e darvi e augurarvi una buona notte. In replica credo dopo il telegiornale e domani intorno alle 14. Grazie, buonanotte a tutti.